in collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. I Due Re, ristorante pizzeria, lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Manamana. Manamana. Un po' di mercato preso, Giuliano Manamana. Che viene proprio sull'offerta del calcio mercato firmato biennale. Buonasera, buonasera a tutti gentili telespettatori, secondo appuntamento stagionale con la nostra trasmissione in diretta dopo una domenica calcistica che ha visto protagonisti ancora Matelica, Vispesero, Tolentino e Castelfidardo. Si gode davvero aria di alta classifica la formazione di Gianluca Colavitto, 7 punti in 4 partite dopo il successo odierno con il Pontedera che ha sancito anche la riapertura della Curva Nord e al Del Conero c'erano quasi 2500 spettatori. Crolla in casa la Fermana con il Modena in una sfida a Canarino che in realtà non ha avuto storia, 4-0 per gli emiliani. La Vis ha confermato invece a Teramo quanto di buono si era già visto a Pescara, compagine giovane e esuberante anche con buoni numeri tecnici, e la Vis che vince quindi per 2-1 in Abruzzo. Clamoroso per certi aspetti il 4-0 del Tolentino a Recanati, propiziato da 3 gol su palle inattive e da una indecisione iniziale del portiere, ma anche un po' di sfortuna per la squadra giallorossa. Molto bene anche il Castelfidardo, che è andato a vincere sul campo sempre ostico di Vasto Girardi, ed esordio positivo anche del Porto d'Ascoli, che a Riviera supera il Matese. Pari sia per il Fano con la Vastese che del Monte Giorgio sul campo dell'Aurora Alto Casertano. In eccellenza sono 4 le squadre a punteggio pieno: Vigor Senigallia, Jesina, Azzurra Colli e Marina, con 3 vittorie odierne in trasferta. Di questo parleremo oggi. Ciao Sara, lì nella nostra Sara Santacchi. Buonasera a tutti, andiamo subito a presentare gli ospiti di questa puntata: Marco Raparo, centrocampista della Recanatese, e Federico Pacciardi, difensore naturalmente, sempre della Recanatese. Benvenuti. Buonasera. Buonasera. Vi ricordo poi il numero che troverete in sovraimpressione nel corso della puntata, dal quale aspettiamo i vostri messaggi e commenti per della giornata appena andata in archivio. Diciamo che la sigla ha strappato un sorriso ai nostri ospiti, che non hanno molto motivo per essere particolarmente contenti oggi. 4-0 del Tolentino a Recanati, un risultato imprevedibile sicuramente alla vigilia. Troppo brutta per essere vera, Marco, la Recanatese? Bruttissima. No, abbiamo fatto un primo tempo, secondo me un buon primo tempo, poi il secondo tempo non siamo scesi in campo con la giusta mentalità e cattiveria. E purtroppo il risultato parla chiaro, 0-4 per il Tolentino. Diamo però anche preliminarmente grandi meriti alla formazione Cremisi, che ha dimostrato, come si suol dire, gamba, grande condizione fisico-atletica, raddoppiavano, triplicavano, non vi hanno fatto ragionare, vi hanno complicato, no, Marco, molto la vita? Sì, sicuramente loro hanno fatto una buona partita per come si conosce la squadra. Loro impostano le partite in questo modo, hanno fatto la partita perfetta secondo me. A noi ci è mancata, ripeto, quella cattiveria agonistica e quel qualcosa in più per portare a casa un risultato. Merito a loro, ma di merito a noi. Federico, tu sei un difensore centrale, quindi chiaramente la domanda te l'aspettavi. 3 gol su palla inattiva, poi tu sei uscito nel finale, anzi partiamo dalla tua caviglia. Come stai? Sì. Perché sei uscito a 5 minuti dalla fine piuttosto malconcio. Sì, abbastanza, diciamo, una distorsione, però non dovrebbe essere niente di preoccupante, diciamo, non si è gonfiata, quindi vediamo domattina, ma pensiamo niente di serio. Quando succedono queste cose, 3 gol su palle inattive, chiaramente ci sono meriti degli avversari e demeriti vostri.
Sì, secondo me sono più dei meriti nostri perché sapevamo che comunque loro erano una squadra forte, organizzata su proprio questo aspetto e noi siamo mancati e dispiace perché ci avevamo lavorato in settimana, però insomma diciamo che è un segnale che vuol dire che dobbiamo lavorare di più. Secondo te è un problema tecnico, tattico, di mentalità? Forse ecco, nel secondo tempo avete un po' abbassato la guardia, troppo abbassato la guardia, soprattutto dopo il secondo gol, dove tutto sommato c'era ancora una mezz'oretta abbondante e si poteva recuperare. Sì, potevamo e dovevamo fare di più il secondo tempo. Diciamo, il primo tempo secondo me abbiamo fatto meglio, poi magari il primo gol sul pallone inattiva ci ha un po' tagliato le gambe e dovevamo fare di più sicuramente. Eppure i segnali, Marco, poi parleremo in generale della Recanatese, non ci soffermeremo tanto su questa partita, del vostro precampionato, erano discreti, per non dire ottimi, no? C'è stato un crescendo dai primi allenamenti congiunti, adesso le amichevoli si chiamano così, anche la partita di Coppa contro il Castelfidardo. C'è una spiegazione a questa prestazione odierna? Ma spiegazioni ce ne so poche, perché alla fine quello che conta è il campionato. Secondo me trovare il Tolentino come prima di campionato, cioè come prima partita di campionato è stata un po'... Non è l'avversario più raccomandabile, no? La mettiamo così. Anche perché sappiamo come impostano le partite, quindi quasi era meglio giocare già con una San Benettese, con un Pineto che giochi più a viso aperto e ti permette di giocare con loro. È stata una partita, diciamo, più su una seconda palla, su una ripartenza, però ripeto, merito a loro, ma molto demerito a noi che il secondo tempo non siamo scesi in campo. Però va detto, Tolentino, squadra giovane, molto giovane, tra l'altro il primo gol è stato segnato da un 2004 che spesso è costretto anche a cedere alcuni dei suoi elementi migliori, ma riesce comunque a costruire formazioni competitive per gli obiettivi che la società Cremisi chiaramente si pone ogni anno. Adesso parliamo di Serie B, parliamo dell'Ascoli, anche se vi anticipo domani alle 20.50 la puntata numero 1 di Picchio Club, la trasmissione che noi dedichiamo alla formazione bianconera, che sarà incentrata soprattutto sulla festa dei tifosi che c'è stata ieri sera in piazza Arringo. In realtà non c'era anche qui un risultato da festeggiare perché il Benevento meritatamente era passato per 2-0 al Del Duca con le reti di Sau ed Insigne. Vediamo. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Il Benevento, più concreto e cinico, espugna con merito il Del Duca ed il verdetto è assolutamente equo. I giallorossi hanno davvero con mestiere sfruttato una prolungata amnesia bianconera durata almeno una ventina di minuti ed in quel momento hanno colpito, indirizzando decisamente la gara a loro favore. A ben vedere nel proseguio non hanno rischiato tantissimo e comunque la sensazione è sempre stata quella di un Ascoli che stentasse terribilmente a produrre gioco e che non è mai davvero riuscito a mettere alle corde i Sanniti. Qualche perplessità che si era già intravista a Como si è notata anche oggi. Il problema è stato l'avversario, completamente diverso e che possiede i numeri per tornare immediatamente nella massima serie. Insomma, per Sottil c'è da lavorare, ma d'altronde il filotto delle tre vittorie non aveva assolutamente esaltato il tecnico piemontese. Iliev in panchina e dunque l'unica novità nella formazione iniziale bianconera è l'inserimento di Caligara per Collocolo. Prima dell'avvio il presidente Neri ha consegnato una targa ricordo al figlio ed alla moglie di Luigi Mascitti, il tifoso che ha perso la vita sugli spalti del Curi di Perugia. La partenza dell'Ascoli sarebbe incoraggiante per atteggiamento ed intensità, anche se un erroraccio di Caligari in disimpegno innesca Sau che si appoggia alla corrente a Campora, il cui sinistro da ottima posizione sfiora il montante alla destra di Leali. Prova a rispondere Dionisi di testa, ma la sua girata si perde sul fondo.
La svolta arriva al quarto d'ora. Fulon serve Sao che scatta sul filo del fuorigioco, controlla bene e nonostante il pressing di Avlonitis si insacca con un destro chirurgico. I bianconeri si spengono con i sanniti padroni del campo. Traversone di Letizia, incornata di Sao, quasi incustodito con Baschirotto in ritardo, pallone al lato. Poco dopo il raddoppio ed a propiziarlo è ancora una sgroppata del belga Fulon che ha il tempo di osservare il piazzamento dei compagni ed infatti Insigne anticipa l'incerto Dorazio ed insacca quasi con facilità. Non c'è molto altro da segnalare nella prima frazione, le manovre dell'Ascoli sono contratte e spesso contraddistinte da errori. Ospiti, salvo che per tre ammonizioni, controllano senza tanti patemi, non disdegnando qualche insidiosa ripartenza. Alla ripresa dentro con Locolo ed Iliev per caligare Fabrini, ma in realtà le cose non mutano. Partita spezzettata a tutto vantaggio del Benevento, che anzi si rende pericoloso sotto porta con Glick su azione susseguente ad un corner. Al ventesimo c'è Bidawi che mette in mezzo per Iliev, che di piatto anticipa tutti ma mette sopra la traversa. Poi è decisivo Paleari su Baschirotto con una deviazione in calcio d'angolo. I minuti passano e gli ospiti gestiscono senza troppo soffrire. Al 42esimo, anzi, vanno vicinissimi al 3-0 con un contropiede che li vede in netta superiorità numerica. La Padula fugge sulla sinistra, assist al bacio per Teio che con la porta sguarnita viene leggermente preso in controtempo e non riesce a spingerla in rete. Il resto del tempo passa con il Benevento semplicemente attento a non correre rischi ed infatti anche un robusto recupero non cambia assolutamente nulla. I campani passano al Del Duca esorcizzando il problema della gol e non rubano nulla mentre la serie delle 5 vittorie bianconere interne si interrompe. Nessun dramma ci mancherebbe anche perché per l'occasione del riscatto c'è da attendere poco più di 24 ore con l'impegno ad Alessandria. Quella cosa che mi dispiace e che quando l'avversario, poi ci mancherebbe davanti, lo sapevamo, la caratura del Benevento, però è anche vero che prendere due gol su assolutamente 10 uomini sotto linea palla fa arrabbiare perché dovevamo essere molto più attenti e molto più precisi. Questo cosa non ha funzionato? L'attenzione che è sempre stata e deve continuare ad essere sempre una caratteristica della nostra entità. Questo dispiace perché poi è chiaro che quando la partita si mette così in salita non è facile contro un avversario come il Benevento. Quindi i due gol sono stati dei gol che sapevamo benissimo che facevano e dovevamo essere molto, molto più disinvolti e pronti a difendere questo tipo di situazioni, cosa che purtroppo non siamo stati. E poi è mancata la zampata, il guizzo, l'intuito di riaprire la partita per poi fare magari un forcing finale di un certo tipo. È chiaro che poi passando i minuti vedi che non riesce a sfondare e diventa tutto più complicato, però direi sempre di stare assolutamente equilibrati e lucidi nella valutazione, nell'analizzare la partita. Sicuramente dovevamo fare molto meglio, questo lo sappiamo. Nessun ridimensionamento, nessuna esaltazione, si va avanti perché la strada è tracciata, è un'ottima strada quella che abbiamo preso, abbiamo perso, questo lo sappiamo benissimo, dispiace soprattutto aver perso in casa davanti ai nostri tifosi, questa è una cosa che mi fa tanto tanto male come ha fatto male ai ragazzi. L'aspetto positivo è che si gioca subito, un altro aspetto positivo è che dalle sconfitte si deve assolutamente imparare che le lezioni e coglierne i lati positivi e poi ci fa capire che noi non possiamo mai, ma dico proprio mai, neanche permetterci di pensare di abbassare l'intensità, la concentrazione, la determinazione, la fame, perché poi in questa categoria vieni punito e oggi ne è stato l'esempio. Ed infatti ricordo che dopo domani alle 18, quindi martedì, l'Ascoli sarà impegnato ad Alessandria contro una formazione ancora al palo in classifica che tra l'altro a Lecce ha perso veramente al 96esimo, quindi sarà una gara un po' più complessa di quello che non dice la graduatoria. Andiamo invece in Serie C, quarta giornata del Girone B, vediamo i risultati che sono maturati in questa giornata. Gubbio batte Virtus Entella 3-1, a Pistoia Reggiana batte Pistoiese 2-0, Ancona Matelica batte Pontedera 2-0, Carrarese batte Grosseto 2-1, Fermo Modena batte Fermana 4-0, Imolese Siena 0-0, Lucchese batte Olbia 2-1, a Pontedera Pescara batte Montevarchi 2-1, a Teramo Vispesaro batte Teramo 2-1, a Viterbo Cesena batte Viterbese 1-0.
E vediamo la classifica dove il Pescara è in testa con 10 punti, Siena, Reggiana, Gubbio e Cesena 8, Ancona Matelica 7, Modena, Olbia, Virtus Entella, Montevarchi e Lucchese 6, Molese, Pontedera e Vispesero 5, Carrarese 4, Grosseto 3, Teramo 2, Viterbese, Fermana e Pistoiese chiudono con un punto. Tu Federico hai frequentato questo campionato a Viterbo, anche se il girone era direi molto diverso da quello attuale. La Viterbese è una squadra che secondo me merita di più della classifica che ha, perché comunque ha fatto una campagna acquisti di un certo tipo. Che impressioni generali hai su questo campionato, se lo segui, come lo segui? Sì, sì, no, lo sto seguendo, poi è una mia ex squadra, quindi ho visto che sta attraversando un periodo negativo, un punto è poco, e vabbè, spero faccia meglio nelle prossime giornate. È un campionato, Marco, di grossi calibri, no? Perché tutte le retrocesse dalla Serie B sono proprio in questo girone. Parliamo di Pescara, parliamo di Virtus Entella, parliamo della Reggiana, e quindi chi dovrà vincere, vorrà vincere questo campionato, dovrà sudare parecchio. Sì, sicuramente, secondo me le favorite sono Pescara, Siena e Modena sono, e Reggiana sono le quattro candidate a giocarsi il primo posto. Però, sai, i campionati vanno giocati fino all'ultima partita, magari esce qualche sorpresa, anche se dubito. Nel frattempo una sorpresa potrebbe essere considerata, o forse no, l'Ancona Matelica, che dopo quattro partite ha 7 punti in classifica. Secondo te, Marco, è una sorpresa? Oppure sull'onda di quello che questa squadra ha fatto l'anno scorso? Ma secondo me ha un allenatore molto preparato, l'ha dimostrato in questi 2 anni che è stato a Matelica. Può dar fastidio. Ripeto, il campionato è lungo e tutto è possibile. Sicuramente si candida per stare nei piani alti. Non c'è dubbio, e oggi era una partita importante sotto molti aspetti. Al Del Conero si riapriva la curva nord, c'erano oltre 2200 spettatori, quasi 2500 nell'impianto anconetano. La partita non si era messa benissimo, con un rigore sbagliato nel primo tempo, poi l'Ancona Matelica l'ha risolta nella ripresa, ripresa che si è caratterizzata anche per un infortunio all'arbitro. Ci racconta tutto Lorenzo Ottaviani, vediamo. Spazio Conad Ancona, al centro commerciale Conero, è l'ipermercato più grande delle Marche, con i suoi 6.000 metri quadri completamente rinnovati, in cui puoi trovare 40.000 articoli di vendita. Uno spazio di nuova generazione, finalmente aperto, con una ristorazione per 140 posti a sedere, e un bar caffè Vergnano all'interno dell'ipermercato, e pet store con tolettatura e lavaggio, aperto anche nei weekend, 7 giorni su 7. Spazio Conad, via Scataglini, Ancona. Con una ripresa sprint, l'Ancona Matelica doma al Del Conero 2-0 il Pontedera, conquistando la seconda vittoria consecutiva casalinga. Biancorossi in maglia blu, che erano partiti bene nel primo tempo fallendo un rigore con Moretti, per poi subire il ritorno di un ottimo Pontedera. Nel secondo tempo i ragazzi di Colavitto hanno però cambiato passo, con i gol di Sereni e Rolfini, dominando gli avversari e terminando la terza gara consecutiva settimanale senza subire gol. Bella atmosfera al Del Conero, con la riapertura della curva nord dopo 4 anni. Oltre 2100 gli spettatori presenti ad incitare i biancorossi di Colavitto in un clima davvero di festa. Locali senza Del Carro, con il solito 4-3-3 di partenza e terza maglia ufficiale colore blu. Inizio arrembante dell'Ancona Matelica, che domina l'avvio di partita. Pontedera che si vede però al sesto, con Barba che colpisce il palo esterno. Poi solo Ancona Matelica, al 12° Moretti lancia Rolfini, che viene steso dal portiere Angeletti in uscita. È rigore, che però lo stesso Moretti si fa parare dal portiere toscano, sciupando così l'occasionissimo. Insistono i locali al 15°, ottimo tiro a giro di Rolfini, palla di poco al lato. Qui finisce il dominio locale ed inizia l'altra partita. Uscita di Papa per infortunio, che penalizza gli uomini di Colavitto con l'ingresso di Gasperi, ma il Pontedera comincia ad affacciarsi con più frequenza nella metà campo locale. E nel finale di tempo un super portiere Vitali tiene il punteggio sullo 0-0. Prima bloccando al 45° a terra una girata del sempre insidioso Magnaghi. Poi in pieno recupero esce su Magnaghi, che aveva superato l'avversario, e al 46° devia in angolo una precisa conclusione di Mutton, indirizzata all'angolino alto. 0-0 dunque al termine del primo tempo.
ripresa con l'Ancona Materica che cambia passo e ritmo prendendo il sopravvento. Rolfini al quarto, tiro centrale parato da Angeletti. Ancora Rolfini, tredicesimo, colpo di testa che Angeletti con l'ausilio del palo smanaccia fuori. Al sedicesimo il gol dei padroni di casa. Cross di Tofanari, prolunga Moretti, destro al volo di Sereni che incenerisce Angeletti per il meritato 1-0 dell'Ancona Matelica. Pontedera che appare tramortito, l'arbitro Luongo per infortuni abbandona il terreno di gioco, sostituito dal quarto uomo Rotella di Enna. Al 34esimo raddoppio locale, pressione alta, palla recuperata per Rolfini che si gira e fa 2-0 in diagonale, un gol davvero di ottima fattura. Il finale è solo Accademia per gli uomini di Colavitto, con Ruani che al 40esimo appena entrato sfiora il gol del 3-0. Dopo 10 minuti di recupero finisce così con la vittoria di un'Ancona Matelica salutata da un pubblico entusiasta che aspetta ora il prossimo turno casalingo, sabato contro la Lucchese. Poi vi proporremo nel corso della nostra trasmissione anche il servizio sulla Vispesero che è andata a vincere a Teramo, una vittoria molto importante, tra l'altro ottenuta in rimonta perché gli abruzzesi erano passati in vantaggio proprio all'inizio della partita, ma nel corso della ripresa prima Gucci poi De Raspini si sono riusciti a ribaltare il risultato, quindi dalla doppia trasferta abruzzese la Vis torna con 4 punti ed è davvero un ottimo bilancio. Vediamo il prossimo turno che è alla vigilia di un turno infrasettimanale, quindi si giocherà praticamente tutto sabato, partiremo alle 14.30 con Ancona Matelica Lucchese e con Carrarese Fermana. Poi alle 16 avremo Olbia Cesena e alle 17.30 il resto del programma con Grosseto Gubbio, Modena Virtus Entella, Pescara Viterbese, Pontedera Montevarchi, Siena Reggiana, Teramo Imolese e Vispesa Pistoiese. Andiamo alle note poco liete, Sara ha seguito la partita della Fermana contro il Modena, in una parola non c'è stata storia. Non c'è stata storia, è vero che il Modena insomma, è una delle compagini che intende giocare un ruolo da protagonista, però obiettivamente oggi la Fermana è uscita dal campo con un 4-0, non è tanto per la partita in sé quanto diciamo, un primo bilancio, no? La Fermana ha soltanto un punto, peraltro guadagnato alla prima di campionato, ha segnato soltanto 3 gol. E peraltro nei primi 45 minuti della prima partita ha subito 9 reti e manca un po' quello che è l'anima della squadra, il carattere per cui si è sempre contraddistinta la compagine canarina. Domenica avevamo il presidente, parlavamo anche di sfortuna, anche qui diciamo che la buona sorte non sta agevolando il cammino dei gialloblu, perché anche oggi mi raccontavi c'è stato un nuovo infortunio, no, Sara? Sì, è stato annullato un gol, peraltro giustamente, alla Fermana e poi è uscito al 28esimo Urbinati, che comunque è uno degli uomini chiave di questa squadra, per cui la fortuna è un momento positivissimo. Via. Diciamo che anche la nostra redazione sta seguendo minuto per minuto cosa sta succedendo a Fermo, perché chiaramente la panchina di Domizzi non è molto salda, soprattutto dopo quello che è successo oggi. Tra l'altro la società ha comunicato che non ci sono state dichiarazioni nel post partita, nessuno si è presentato in sala stampa se non ovviamente l'allenatore del Modena Attilio Tesser, ma andiamo proprio a vedere il tuo servizio, Sara, su questo 0-4 tra Fermana e Modena. Prossima tappa? Suzuki Solutions. E nella volata finale scegli tu la strada. Tecnologia hybrid a 99 euro il mese, TAN 496, TAEG massimo 727 e manutenzione inclusa. E dopo 3 anni puoi decidere se tenerla, restituirla o sostituirla con una nuova Suzuki. Suzuki Solutions, soluzione vincente. Suzuki. Mosca Automobili, concessionario ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma 2 o 4 ruote motrici nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. Non è una bella domenica per la Fermana, costretta a soccombere al Bruno Recchioni con un ospite difficile come il Modena, ha deciso a giocare un ruolo da protagonista in campionato. Termina 4-0 per gli emiliani e gialloblu restano con un solo punto in classifica, ottenuto alla prima giornata. Cronaca, inizio positivo dei canarini, subito in avanti che si vedono annullare un gol al 9. Dalla destra, cross con il sinistro di Panitteri e Frediani deposita in rete, ma per l'assistente è oltre la linea dell'ultimo difensore, fuori gioco e gol annullato. Al 27esimo gol del Modena, taglio da sinistra per Scarsella che taglia e anticipa Sperotto, depositando in rete lo 0-1.
La Fermana è costretta al 28esimo ad effettuare il primo cambio, esce Urbinati, infortunato, dentro un Baie. Al 31esimo ci prova Frediani, Cagno sicuro. Un minuto dopo, al 32esimo, Capece per Panitteri, che controlla e si gira, la mira è sbagliata di poco. In pieno recupero, al 47esimo, fuga dalla sinistra di Frediani, palla morbida sul secondo palo che scavalca Cagno ma si perde sul fondo. Si va a riposo dunque col Modena avanti per 1-0. Nella ripresa al 13esimo subito il raddoppio del Modena, fuga sulla destra e assist al bacio per Minesso che da centro area deposita all'angolino per il 2-0. Domizzi prova con qualche cambio ma non cambia il risultato per i padroni di casa che anzi subiscono il tris. Al 22esimo infatti sullo sviluppo di un angolo Ingegneri insacca sul secondo palo il 3-0. Sul finale, al 40esimo, ancora gli emiliani, incursione e gol sotto la traversa di Armellino, 4-0. Termina così con un poker e gli ospiti che salgono a quota 6 punti. E Marco Raparo giustamente parlava del Modena come una delle formazioni più accreditate, tra l'altro ha un personaggio in panchina che è al di sopra di ogni sospetto, e parliamo di Attilio Tesser, ma anche in mezzo al campo tu conosci bene qualche ragazzo, no Marco? Soprattutto Scarsella. Sì, ci ho giocato l'anno in C2 alla San Giustese e si vedeva che era un profilo molto interessante e che ci aveva delle qualità superiori a quella categoria. Non capisco come mai faccia ancora la C, nonostante che da centrocampista faccia 10-12 gol all'anno, però evidentemente fa tutti i campionati di vertice. E... è una bella Serie C, però esatto. Farla a Modena, sì, sia sì, per sì, l'ambiente, sì, sia per la società, anche per la busta paga, credo che non è un aspetto secondario secondo me, però è una bella Serie C farla a Modena. Allora, adesso dobbiamo cercare di parlare della Recanatese straniandoci dalla partita di oggi con il Tolentino. Non sarà semplicissimo, però ci proviamo con i nostri ospiti. Marco, dunque, io ho definito questa Recanatese al via, pensate, del 15° campionato consecutivo di Serie D. Una formazione più di categoria, anche se con meno stelle. Condividi questa affermazione? Lo chiedo anzitutto a te, che ormai conosci molto bene questa realtà. Vabbè, è una società solida e l'ha dimostrato col passare degli anni. Con gente che progetta ogni anno qualcosa di importante. Sì, magari a confronto all'anno scorso ci sono persone nuove, però cerca sempre a creare qualcosa di importante e a cercare di fare un campionato modesto. Beh, modesto. Dico modesto. Perché vieni dalla partita di oggi. Esatto. Però dai, sappiamo le qualità di questa squadra e cosa possiamo fare. Cerchiamo di rimanere umili perché il campionato è lungo, rimbocchiamoci le maniche e poi già dalla prossima partita dimostreremo il nostro valore. Tu invece, Federico, che sei nuovissimo di questo ambiente, che impressione hai tratto? Estraniandoci, ripetiamo, dalla partita odierna. No, assolutamente. Impressione assolutamente positiva. Una società seria mi ha dato, mi ha fatto subito una buonissima impressione. Tutta gente preparata, che ha voglia, che ha ambizione. E questo mi ha portato a sposare questo progetto. Senti Marco, un acquisto di grande importanza a mio avviso è stato quello di Giovanni Pagliari, no? Che sta cercando di plasmare questo gruppo un po' a sua immagine e somiglianza. Dove secondo te si dovrebbe vedere l'impronta di questo allenatore? Oggi non si è vista, però speriamo che si vedrà. Sulla qualità del gioco, sulla cattiveria agonistica, sull'attenzione sui dettagli, su molte cose. E quindi oggi era arrabbiato di più? Non ha parlato, no, credo. Presumo che martedì ci tocca una bella bastonata. Sì, una bella lavata di capo. Tra l'altro il mantra di Giovanni è stato sempre quello: pensiamo a noi stessi, ciò però non significa ovviamente non pensare all'avversario, che presumo, no Marco, voi analizzate e studiate in settimana, quindi conoscevate anche certe caratteristiche del Tolentino. Sì, infatti c'è rammarico perché avevamo preparato la partita, secondo me, in modo perfetto. Abbiamo lavorato tutta la settimana,
sia sui calci piazzati sia a livello tattico, perché sapevamo che affrontavamo una squadra molto importante sotto alcuni aspetti. C'è rammarico, c'è delusione, c'è amarezza. E allora vediamola questa partita, appunto, dando, ripeto, come premessa, grandi meriti al Tolentino che ha fatto la sua partita e alla fine assolutamente non ha rubato nulla. Vediamo il servizio. Il nostro futuro è un viaggio che evolve nel tempo, trasformandosi in un nuovo mondo. Dove le performance sono sostenibili, la tecnologia hybrid è di serie su tutta la gamma. Suzuki 100% hybrid. Tecnologia da incentivi. Fino a 10.000 euro di vantaggi. Suzuki. Mosca Automobili, concessionario ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma 2 o 4 ruote motrici nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. Analizzando questo imprevedibile alla vigilia 0-4 non si può non partire dai meriti del Tolentino, peraltro ben noti. Una squadra battagliera, garibaldina, grintosa, con una condizione fisica già ottimale e che mister Mosconi sa plasmare al meglio delle possibilità dei suoi ragazzi. Gruppo solido, unito, coeso, che riesce con carattere anche a sopperire ad alcuni limiti tecnici e bravo nell'occasione a colpire quando ne ha avute le possibilità. 3 gol in fotocopia su palla inattiva e la rete iniziale, frutto di una indecisione di Urbietis, hanno condannato una recanatese oggettivamente troppo brutta per essere vera. Gli episodi hanno decisamente voltato le spalle alla formazione giallorossa anche per il rigore sbagliato, ma la prestazione è stata deludente, sottotono, e si deve capire in fretta che in questo campionato anche il più piccolo obiettivo costa lacrime e sangue. Mister Giovanni Pagliari. Mister Pagliari, un 4-0 che un po' parla da solo, però diciamo... una recanatese a due facce in un primo tempo dove avete avuto anche la chance di pareggiarla, poi nel secondo diciamo vi siete lasciati trascinare un po' dai fatti. Sì, no, il secondo abbiamo mollato proprio, il primo tempo bene, abbiamo subito un gol stranissimo, però abbiamo avuto l'occasione clamorosa del rigore e poi un paio di occasioni per il secondo tempo, quello che lascia un po' più, mi lascia un po' perplesso il fatto che non siamo scesi in campo. Poco mordente, poca cattiveria, e questo è quello su cui meditare, al di là speriamo di averne fatti tutti oggi gli errori, ecco. Conoscendolo appunto è più una partita persa di testa che non per il gioco, che però alla fine viene meno anche quello quando diciamo la testa non c'è, troppe disattenzioni su palle inattive dove alla fine sono arrivati più gol, come da dove si può ripartire poi? Ma è una partita persa. Poi io nel calcio, una partita persa, abbiamo preso il secondo tempo 3 gol su palle inattive, io penso che nel calcio mi è capitato poche volte in questi 28 anni che alleno prendere 3 gol su palle inattive, perciò è un fatto, significa che mentalmente non c'eravamo più e abbiamo mollato, e questo non deve capitare assolutissimamente. La partita si è messa subito in salita per i padroni di casa, un tiro cross apparentemente innocuo di Mengani inganna invece il portiere lituano della Recanatese mal piazzato e che quasi finisce in porta con il pallone. Leopardiani disorientati, Ferrante sbaglia il rilancio, Urbietis stavolta è tempestivo a rimediare su Cicconetti, poi Tortelli spedisce alto da ottima posizione. Al settimo l'episodio che poteva cambiare la partita, pallone filtrante in area per sbaffo che viene messo giù da Nonni. Dal dischetto va Giampaolo, conclusione fiacca e poco angolata che Marricchi riesce a deviare. Prova ad insistere la Recanatese, staffilata di senigallesi dal limite che sfiora l'incrocio dei pali. Al 26esimo poi c'è un'interessante combinazione Padovani-Capezzani con Urbietis che stavolta se la cava con la presa a terra. Mengani, classe 2004, è vivacissimo sulla fascia, vince un rimpallo servito da Miccoli, ma stavolta il portiere rimedia. Il tempo si chiude al 36esimo con Giampaolo che appoggia a Senigalliesi, tiro di prima intenzione destinato al 7, ma Nonni miracolosamente riesce a deviare la traiettoria. È il segno inequivocabile di una giornata storta. Il Tolentino comunque non si limita a difendere, al quarto botta al volo di Padovani dalla distanza non lontana dai pali e poco dopo tentativo di Miccoli con Urbietis che si rifugia in corner. Al 12esimo angolo di Capezzani svetta l'ex Nonni in beata solitudine che insacca. Sul gioco da fermo è una vera e propria agonia per i giallorossi. 23esimo ancora punizione di Capezzani e nuovo inserimento di Nonni, preciso ed efficace, palla ancora in fondo al sacco.
Fine dei giochi, entra De Fendi che ci prova in acrobazia, ma c'è tempo per il poker e lo firma Strano a 3 minuti dalla fine, ancora dopo un corner, prima colpendo il palo e poi ribadendo in rete indisturbato da pochi passi. Festeggiano legittimamente i cremisi sotto la pioggia, il carattere e la grinta sono quelli dei giorni migliori, si aprono le riflessioni in casa recanatese ed un KO che deve far fare a tutti un grandissimo bagno di umiltà. Andrea Mosconi al microfono di Michele Raffa. È stata una partita indirizzata sugli episodi all'inizio, noi abbiamo trovato subito il gol, magari potevamo fare anche il 2-0, loro il rigore magari di dare un attimino le gambe, però è stata sempre una partita in bilico, per fare il gol loro, gol noi. Noi siamo stati brecco che abbiamo parato i rigori, poi ecco, magari ci abbiamo anche chiude là sul 2-0 anche il primo tempo, però devo dire che alla fine nel compito delle occasioni ci sia stata partita giusta, vittoria meritata, però anche il portiere nostro ci ha messo del suo, ha fatto 3-4 parate importanti contro una grande squadra. Noi magari partiamo dal fatto che sti Leoni Mia ci conosciamo, ci hanno 100 partite con la maglia del Cremio, siamo un'unità tendente che vale più tra allenatore e giocatori, c'è un rapporto vero di cuore e magari oggi si è visto in campo. Inizialmente ho detto tra me e me sono partiti 2-8 con quel modulo, nel senso come avete battuto siete partiti subito all'attacco, sì. E poi è stato un costante, un aggredire costantemente sempre la Recanatese, poi alla fine il risultato vi ha dato ragione. Sì, ma noi già dal calcio d'inizio è programmata, siamo così, noi per ridurre il gap tra queste grandi squadre possiamo colmarlo soltanto con la prestanza fisica, con l'entusiasmo, con la voglia, con il cuore, il carattere, e senza questo non si va da nessuna parte. E noi ecco, magari queste cose riusciamo a metterle in campo rispetto magari a squadre quotate come la Recanatese, però il motto nostro è lavorare palla su palla, dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto nulla da gusto perché 3 punti iniziare con una vittoria è importantissimo. E l'atteggiamento secondo me nel calcio, a parte la tattica, è quello che conta. Secondo me nel calcio conta l'atteggiamento e secondo me il Torrentino oggi ha fatto un atteggiamento da grande squadra. Due parole sul 2004 Mengani, coraggio a schierare un 2004, però alla fine le caratteristiche in campo si vedono tutte. Sì, parlo di tutti tranne di Mengani. Mengani è a pari di Cicconetti, di Stefoni, fa parte della famiglia Cremisi. Per noi è un orgoglio che sono partiti 3 ragazzi titolari e poi hanno debuttato anche Moscati e Pagliari. Per me l'orgoglio è tutti i ragazzi. Mengani è l'ultimo che deve parlare, un ragazzo di qualità, però deve stare umile, lavorare palla su palla, se no gli facciamo del male e basta. Vediamo i risultati di questa prima giornata del girone F di Serie D, anche se ovviamente c'è sempre il discorso San Benedettese, partita rinviata chiaramente, non sarà la prima. A Fiuggi Notaresco batte Atletico Terme 1-0, Aurora Alto Casertano Montegiorgio 0-0, Fano Vastese 2-2, a Nereto Chieti batte Neretto 2-0, a Pineto vince il Castelnuovo Umano per 2-1, Porto d'Ascoli batte Matese 2-1, Recanati Tolentino batte Recanatese 4-0, a Vasto Girardi vince il Castelfidardo 2-1, un'occhiata rapidissima alla classifica, ovviamente 3 punti per Tolentino, Chieti, Castelfidardo, Porto d'Ascoli, Castelnuovo e Notaresco, Fano Vastese, Montegiorgio, Aurora Alto Casertano 1 punto, a 0 Samba, Trastevere, Pineto, Vasto Girardi, Matese, Fiuggi, Nereto e Recanatese. Io, Marco, mi ero preparato una bella domanda dicendo Pineto forse in pole position e già devo rettificare, Pineto oggi battuto dal Castelnuovo Umano, però forse le 3 teramane, no? Pineto, Castelnuovo e Notaresco dovrebbero avere in questo momento i favori del pronostico. Sicuramente, sulla carta sono 3 squadre molto importanti, poi adesso c'è da vedere la San Benedettese, ma credo che alla fine quelle 4-5 sono loro. Voi in teoria dovevate giocare a Riviera delle Palme domenica? Sì. In pratica no? In pratica non si sa, però molto probabilmente no. Non so se è un bene dopo questa sconfitta. No, è un bene perché vi dà la possibilità 2 settimane di mettervi sotto, lavorare testa bassa e cercare di capire cos'è veramente che non è andato oggi. Questo è un mio parere, chiaramente. Sì, sicuramente. Adesso abbiamo 2 settimane intense dove dobbiamo lavorare nel migliore dei modi per cercare di capire dove abbiamo sbagliato e dove possiamo migliorare. E poi col Monte Giorgio ritorniamo in campo con la giusta mentalità. Tra le squadre non citate ce n'è una che ti piace particolarmente che potrebbe essere la sorpresa del campionato? Non so il Fano che squadra vorrà fare. Oggi vinceva fino a 5 minuti dalla fine, poi vedremo il servizio ovviamente.
Però ripeto, quando c'era San Benedettesi a San Benedetto non possono non fare una squadra all'altezza della loro tradizione. San Benedetto è San Benedetto, quindi quando c'è una squadra come San Benedetto, una piazza così importante, sai già che è tra le favorite. Anche perché credo che la nuova proprietà sia assolutamente consapevole appunto del fatto che non può avere un obiettivo di un campionato di transizione, devi fare un campionato almeno a cercare di vincerlo, poi vincerlo è tutt'altra cosa ovviamente. Allora, conosciamo un po' meglio invece Federico Pacciardi, dunque ho qui il tuo curriculum e volevo partire proprio dagli inizi della tua carriera, no? Cioè il vivaio del Tor di Quinto, che è un vivaio particolare, perché qui parliamo di titoli nazionali vinti proprio a livello di scudetti, parliamo di gente di grande spessore uscito da questo settore giovanile, uno per tutti Marco Materazzi, giusto? Sì, sì, giustissimo, diciamo che a livello dilettante è uno dei settori giovanili più importanti a Roma, insieme a Vigor Perconti e Tor Tretteste. Sono usciti diversi giocatori che hanno poi giocato a livelli importanti, uno su tutti è Materazzi, che è stato sempre preso come, diciamo, un punto di riferimento sia per caratteristiche fisiche, tecniche, diciamo, è stato sempre il pupillo del presidente. Senti, una di quelle società che non dico disdegna la prima squadra, ma punta tutto la sua attenzione, tutta la sua attenzione sul settore giovanile, no? Sì, sì, assolutamente. La prima non so neanche se c'è una prima squadra. Sì, sì, c'è avuto la prima squadra, ha fatto sempre categorie tipo promozione, un anno ha fatto l'eccellenza quando io ero piccolo. Però siamo la maggior parte delle risorse le punta sul settore giovanile. Ma l'elenco è lungo di giocatori, ho visto anche Moscardelli, per esempio, Antei, Sini, sì, Frascatore. Gente insomma che sta facendo il professionismo anche ad alti livelli. Senti, a proposito di professionismo, tu hai giocato per 2 anni a Viterbo e forse dopo qualche disavventura che hai avuto l'obiettivo sarebbe tornarci, no? A calcare quei campi. Beh sì, diciamo sono stato un po' sfortunato. Viterbo, vinto il campionato, sono rimasto in Serie C, ho giocato il primo anno con continuità, poi il secondo anno, che era quello dove magari dovevo fare un po' il salto, ho avuto un infortunio a crociato. Ancora dopo, sì, dopo meno di un anno ne ho avuto un altro, sono dovuto stare fermo diverso tempo e ho ricominciato l'anno scorso da Vasto Girardi. Esatto, nella scorsa stagione l'approcciano con questo girone F, tra l'altro con la maglia del Vasto Girardi, che è espressione, lo ricordiamo, di un centro piccolissimo del Molise, credo più o meno 600 abitanti. Esatto. Come ti trovavi, come ti è sembrato poi questo raggruppamento? Cioè Vasto Girardi è un po' un unicum, no? Nel senso che avere una squadra di Serie D che fa un campionato nazionale in un paese di 600 abitanti non capita tutti i giorni. No, però è stata, diciamo, almeno personalmente è stato il contesto giusto per ripartire. Stavo stato fermo 2 anni e mezzo, mi serviva un contesto, diciamo così, familiare, dove avevo il mio tempo a disposizione. E alla fine avevo fatto anche un buon campionato, diciamo, se analizziamo la prima parte, poi per colpa, insomma, di Covid così abbiamo finito malissimo, però personalmente è stata una bella esperienza, una buona esperienza, mi sono trovato bene. Cosa ti ha insegnato questo girone? Forse, anche se la frase è scontata, che di partite facili non esistono. L'anno scorso tutto sommato c'era Porto Sant'Elpidio ed Olimpia Agnonese che avevano qualcosa in meno delle altre, che però comunque si giocavano le loro partite. Sì, sì, assolutamente. Penso sia uno dei gironi più equilibrati, dove puoi vincere e perdere con chiunque. E secondo me quest'anno, a differenza dell'anno scorso, non c'è una squadra come era il Campobasso dell'anno scorso, che secondo me era nell'organico più forte di tutti. E infatti alla fine ha vinto. Quest'anno secondo me al vertice ci sono molte squadre attrezzate, ma non ce n'è una che sulla carta secondo me è più forte delle altre. Chiaramente molte squadre le scopriremo man mano e a te ti chiedo, visto che tu sei romano, no? Sostanzialmente, sì, proprio sì. Romano di Roma? Sì, sì, romano di Roma. Ti chiedo un po' qualche notizia, se l'hai, sul Fiuggi, ma soprattutto sul Trastevere. Il Trastevere è una novità assoluta per questo girone. Tra l'altro anche qui, no, l'assurdità, non si capisce come hanno diviso le laziali un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. Sì, le hanno divise, vabbè, diversamente rispetto all'anno scorso. E secondo me il Trastevere è sempre una squadra che negli anni passati ha fatto dei campionati di vertice. Da quanto ho letto, perché poi non è niente di più, secondo me
Si è un po' indebolita con il direttore che è andato via, è andato allo Stiamare e si è portato dietro, diciamo, i pezzi migliori del Trastevere. Però è una squadra che comunque è abituata a fare un campionato, diciamo, di vertice, perché sono 3 anni che arriva a seconda. Io dico da profano che secondo me la geografia per i dirigenti del comitato interregionale è un'opinione, no? Perché stavo pensando quando tu raccontavi un po' del Trastevere, cioè il Trastevere in questo girone, il Rieti, che geograficamente è un passo tutto sommato dal Piceno, e invece in un girone completamente diverso, poi invece voi vi dovete mettere sul pullman ed andare a Piedimonte Matese o sul campo dell'Aurora Alto Casertano. Ha fatto molti chilometri, ma torna con 3 punti il Castelfidardo, che è andato a vincere a Vasto Girardi, ed è davvero un bel cominciare per la formazione biancoverde, che in realtà recanato in Coppa Italia non è che aveva destato una grande impressione, tutt'altro, ma oggi è tornato a casa con 3 punti da Vasto Girardi e, ripeto, è sempre un campo ostico e coriaceo. Vediamo il servizio. In un Filippo Di Tella che ritrova finalmente il calore del pubblico dopo lo stop dovuto al Covid, riparte il campionato di Serie D con il Vasto Girardi, unica molisana nella competizione F, che non riesce contro il Castelfidardo, venendo battuta per 1-2. Una partita che nei primi 45 minuti ha visto un sostanziale equilibrio tra entrambe le formazioni, con i padroni di casa che hanno avuto qualche chance in più rispetto ai biancoverdi. Dal 20° minuto infatti iniziano i primi guizzi dei locali, con Ruggieri che su palla inattiva mette in seria difficoltà la difesa marchigiana, ma spreca cessi, supera e salva prontamente. Sullo 0-0 si va negli spogliatoi. Seconda parte di gioco che vede nettamente un cambio di passo da parte del Castelfidardo, che inizia a fare la voce grossa. Il gol che segna il vantaggio degli ospiti però arriva da Minchillo al 55esimo, che con un grave errore manda in autorete la sfera. Vasto Girardi 0, Castelfidardo 1, gli altomolisani iniziano ad avvertire la pressione, che 2 minuti più tardi si fa ancora più pesante con Braconi. Il 2-0 arriva con un tiro telecomandato dai 30 metri, per il quale Guerra non può nulla. Il Castelfidardo ingrana la marcia e ci riprova con Rizzi, che di testa rischia di portare a 3 il vantaggio sugli altomolisani. Ultimi 15 minuti di gioco caratterizzati dal Vasto Girardi che prova a ristabilirsi, e Alagia, da poco entrato, a provare un tiro che però sfiora la traversa. E al minuto 83 che Guida trova il gol dei gialloblu dalla sinistra, si smarca e tutto solo riesce ad insaccare la palla in rete. Gli altomolisani dominano gli ultimi minuti di gioco, ma il Castelfidardo si chiude bene e riesce a tenere botta. Inizio amaro per gli altomolisani dunque, che ora avranno una settimana intensa, perché ad aspettarli è la Coppa Italia il 22 settembre contro l'FC Matese e il 26 la seconda giornata di campionato in trasferta a Vasto. L'anno scorso comunque avete fatto un buon campionato, no, tutto sommato, Federico? Quest'anno è cambiata parecchio la squadra, anche se vediamo che tra i confermati c'è Guida, che tra l'altro a Recanati aveva lasciato un buon ricordo. Sì, sì, l'anno scorso fino a febbraio, all'inizio di febbraio, avevamo fatto 35 punti, quindi eravamo lì tra quarti e quinti, e poi abbiamo chiuso a 41-42 punti, se non ricordo male, quindi il girone di ritorno all'ultima parte è stata, diciamo, drammatica per quanto riguarda i risultati. È stato un peccato perché comunque avevamo fatto molto bene, e poi ho detto un po' il Covid, la squadra era, diciamo, numericamente abbastanza corta, quindi abbiamo sofferto i turni infrasettimanali continui, giocare sì, ogni 3 certo. giorni con una rosa abbastanza corta è stato un po' problematico. Molto rinnovato il Vasto Girardi, e Marco, molto rinnovata anche la Recanatese rispetto all'anno scorso, soprattutto tra l'altro nel settore under, dove a parte Guercio e Gomez e qualche altra rara eccezione si è rinnovato tutto, da Urbietis, che tra l'altro ha esordito anche con la nazionale under 21 del suo paese, la Lituania, poi Somma, che è un 2003, Quacquarelli, di cui si dice un gran bene, Marafini, che è un 2000 dal Renate, l'ultimo arrivato. Impressione su questi ragazzi? No, bravissimi ragazzi con grandi prospettive, sicuramente con il tempo verranno fuori e faranno parlare di sé. L'amalgama però è un problema per voi, visto che insomma, l'organico è stato veramente quasi totalmente rinnovato, i superstiti facciamo presto a dirli, siete rimasti davvero in pochi, Ferrante, tu, Gomez, insomma pochissimi, Guercio. No, è un gruppo giovane che secondo me è ben coeso, solo che ancora dobbiamo migliorare qualcosina,
giocando insieme e col passare del tempo sicuramente i frutti verranno fuori. Ecco perché questa sosta che si profila all'orizzonte non vi dispiace. E allora adesso andiamo a vedere invece Fano Vastese, partita al Mancini terminata 2-2 con qualche recriminazione, anzi più di una recriminazione da parte del Fano che fino a pochi minuti dalla fine vinceva per 2-1. Fano che era stato bravo a ribaltare il gol iniziale degli abruzzesi, poi è arrivato appunto il gol di Alessandro che ha stabilito il risultato finale appunto sul 2-2. Vediamo il servizio di Sergio Brizzi. Una pizza che non si scorda, il piacere di ballare, il luogo giusto per ritrovarsi con gli amici. È lo chalet I Due Re, ristorante pizzeria a Civitanova Marche. Un compleanno, la laurea o semplicemente la voglia di stare insieme in un ambiente che fa spettacolo. I Due Re, ristorante pizzeria, lungomare Piermanni, Civitanova Marche. All'esordio in campionato l'Alma impatta 2-2 al Mancini contro la Vastese in una gara in cui, dopo essere passata in svantaggio subito, la squadra granata era stata capace di ribaltare il punteggio e dopo essersi ben difesa e aver sfiorato il 3-1 nel finale si è lasciata sorprendere in contropiede favorendo il pareggio degli abruzzesi. I padroni di casa si presentano con un 4-2-3-1 composto da 5 under tra difensori e centrocampisti con in avanti Tortori, Casolla ed Esposito che agiscono alle spalle di Borso, unica punta. Il tecnico ospite D'Addario si affida alle iniziative di Alessandro per scardinare la difesa di casa, direzione dell'incontro affidata al fischietto veneto Poto. Avvio contratto dei padroni di casa con gli ospiti che appaiono più rodati e sicuri e prendono subito in mano le redini del gioco passando in vantaggio al primo affondo. È l'ottavo, Alonzi scappa alla guardia dei centrali granata sul lancio alle retrovie e si invola verso Zafestas che in uscita riesce a ribattere sul pallone, si avventa Attili che colpisce di testa stavolta, l'estremo difensore di casa non riesce a respingere e la sfera rotola in rete senza che i difensori dell'Alma possano evitare in extremis l'1-0 abruzzese. I padroni di casa appaiono storditi dall'avvio pimpante della Vastese e ci mettono un po' a riorganizzarsi rischiando ancora al quarto d'ora quando la rasoiata dai 25 metri di Alessandro sorvola di poco la traversa. Sul ribaltamento di fronte però arriva inaspettato il pareggio sulla sinistra Esposito, libera il cross del Rosso che pennella verso il secondo palo dove irrompe Tortori che colpisce al volo superando Di Rienzo e firmando l'1-1. Dopo il pali l'Alma prende fiducia iniziando a controllare il gioco e costringe gli abruzzesi sulla difensiva con il pacchetto arretrato che deve rincorrere alle maniere forti per fermare gli avanti di casa e nel giro di un quarto d'ora tre difensori ospiti finiscono sul taccuino di Poto. Il Fano ci crede e insiste trovando il 2-1 superata la mezz'ora. 32esimo è bravo Gualtieri a trovare spazio nelle maglie della difesa ospite e mandare in area un ottimo pallone per Casolla che pur contrastato riesce a controllare e a girare col destro alle spalle di Di Rienzo per il 2-1 dell'Alma che fa esplodere il Mancini. L'Alma vede gli ospiti in difficoltà e insiste, ma al 38esimo sulla punizione di Esposito Di Rienzo blocca comodo. Prima dell'intervallo gli avanti di casa riescono ancora a mettere in difficoltà la difesa abruzzese, ma sull'azione insistita al 44esimo nessun giocatore granata riesce a trovare la stoccata. Dopo l'intervallo gli ospiti tornano in campo intenzionati subito a raggiungere il pari e costruiscono già al primo una buona opportunità. Alessandro su punizione manda in area dove spunta la testa di Romanucci che però non inquadra la porta. Ancora un pericolo per la porta granata su calcio piazzato. Al quinto sulla punizione di Panaioli, Zafestas in uscita si fa sfuggire il pallone che finisce sui piedi di Alessandro, ma il 10 abruzzese colpisce debole e manda sul fondo. Sul ribaltamento di fronte, Tortori arriva per primo sul rilancio della sua difesa e prova a scavalcare con un pallonetto di Rienzo in uscita, ma la mira è sbagliata. La Vastese spinge ma l'Alma si difende con ordine senza rinunciare ad attaccare. All'undicesimo Gualtieri cross atteso da destra, Broso arriva in anticipo ma non riesce a correggere verso la porta di Rienzo. Prima dell'ora di gioco il tecnico D'Addario opta per un triplo cambio cercando dalla panchina le idee per aggiustare il match. Superata l'ora di gioco un breve acquazzone si abbatte sul Mancini. Al 37esimo Alessandro riesce a sfuggire in dribbling alla guardia e alla difesa di casa e dal fondo prova un tiro cross rasoterra che attraversa tutto lo specchio e la porta senza trovare compagni pronti ad arrivare alla deviazione in rete.
Al 40esimo Scafetta prova a sorprendere Zafestas, ma la sua conclusione sul primo palo è neutralizzata dall'attento portiere Granata. L'Alma appare in controllo e prova anche a chiudere la gara, ma proprio prima il 90esimo commette una colossale ingenuità dopo un'insistita azione offensiva, lasciandosi sorprendere dal contropiede ospite orchestrato dai nuovi entrati Martiniello e Scafetta, che ha spazio per avanzare sulla destra e tempo per mettere al centro un preciso cross verso Alessandro, che impatta col petto infilando il pallone alle spalle di Zafestas per il 2-2. L'Alma, subita la doccia fredda del pari allo scadere, prova a tornare in vantaggio, ma al 93esimo il neoentrato Zanni sciupa calciando alto l'ultima occasione della gara. Al termine del match ai nostri microfoni, mister Giuffrè mostra il disappunto per i 3 punti sfuggiti nel finale, ma anche soddisfazione per l'atteggiamento dei propri ragazzi. No, io sono contento della prestazione, del carattere che ha messo in campo la squadra. Abbiamo preso un punto, secondo me, buono, perché abbiamo incontrato una squadra che secondo me ci sta benissimo nella lotta per la vittoria di questo campionato, perché secondo me la Vastese è una delle candidate alla vittoria di questo campionato. I ragazzi hanno dato una grande prova di carattere e di organizzazione, anche di gioco, perché tutte le volte che siamo riusciti a fare le nostre trame abbiamo creato pericolo. Peccato solo che abbiamo preso il gol alla fine, sul 2-1 abbiamo preso una ripartenza, secondo me lì abbiamo peccato di inesperienza. Alla fine siamo partiti con 5 under, abbiamo finito con 6 under. Nei momenti di difficoltà c'era bisogno forse di quell'uomo più esperto, che riusciva a tenere palla, a far salire di più la squadra. Non siamo più riusciti a ripartire e loro hanno creato un po' di pressione. Però io tutto sommato sono contento della prestazione dei ragazzi. Ma diciamo che siamo entrati con un altro piglio. Abbiamo iniziato i primi 10 minuti, 12 minuti bene, poi abbiamo subito questi 2 gol, ma soprattutto abbiamo subito 3 ammonizioni in 28 minuti con i nostri 3 difensori, e quindi quello ci ha anche un po' condizionato sull'uno contro uno, perché se no dopo cadi a terra e con un'espulsione non la riprendi più. Però c'è stata una grande reazione, grande veemenza da parte di tutti quanti, compresi i cambi, che hanno ridato un po' di vigore a quelli che stavano comunque già attaccando. Mi pare che sia stata una partita fra 2 squadre che giocano più per offendere che per difendere, sostanzialmente. Ma non lo so, ancora noi dobbiamo trovare un'identità, dobbiamo crescere, perché noi non sappiamo il valore di questa squadra, non lo sappiamo minimamente, non sono un mago. Io sono uno che lavora sul campo, non faccio illusioni e non do illusioni, e non mi faccio illusioni. Quindi non so che cosa può fare questa squadra, la vediamo andando avanti, perché abbiamo fatto 7 amichevoli con categorie basse e quindi non abbiamo la certezza di cosa possono fare. La partita vera è questa qui. Io oggi avevo chiesto soprattutto concentrazione, cosa che nelle amichevoli viene meno. E i ragazzi hanno risposto bene sotto il profilo agonistico, tecnico e soprattutto di carattere. Quindi è soddisfatto del risultato? Abbiamo fatto un pari, abbiamo fatto un punticino, abbiamo preso un brodino. D'estate fa caldo, anche il brodo fa male. Penso che se avessimo fatto quell'altra mezz'ora diversamente potevamo fare anche meglio. Però dobbiamo apprezzare anche i lati poi positivi di questa rincorsa e ritrovare il gol, perché dopo abbiamo creato 3-4 palle gol, ma poi sull'episodio finale potevamo anche perdere la partita per un'ingenuità a centrocampo dove si bastava temporeggiare. L'ultima battuta, il Fano come l'ha visto? Ma il Fano l'avevo già visto giocare contro il Tolentino. Mi aveva fatto una buona impressione con quei 3 giocatori o 4 davanti, che hanno qualità, e quindi quando c'è questa qualità certamente tutte le squadre possono andare in difficoltà, e sono quelli che hanno creato le difficoltà a noi.
E torniamo in diretta, due parole anche sul Porto d'Ascoli che in questo storico esordio in Serie D ha battuto per 2-1 il Matese. Il gol che ha sbloccato il risultato l'ha messo a segno Giordano Napolano esattamente alla mezz'ora con un gran tiro da oltre 25 metri. Raddoppio invece firmato da Matteo D'Alessandro con un inserimento perfetto proprio allo scoccare del primo tempo. Poi la ripresa dopo una chance clamorosa con Verdesi si è aperta con la formazione campana che ha accorciato le distanze con una testa che va a contatto con El Wasni, il portiere in vantaggio, ma il direttore di gara segna il rigore trasformato poi dallo stesso attaccante marocchino. Chiaramente partita tesa fino alla fine, ma il Porto d'Ascoli è riuscito a portare a casa il risultato. Vediamo il prossimo turno di questo girone F di Serie D, si giocherà domenica prossima, Castelfidardo-Porto d'Ascoli, Castelnuovo-Mano-Fano, una partita molto interessante, Chieti-Atletico-Terme-Fiuggi, Matese-Nereto-Montegiorgio-Pineto, San Nicolò-Notaresco-Trastevere. Noi abbiamo dato per scontato che San Benedettese-Recanatese sarà posticipata, anche se, come ha detto Marco, non abbiamo ancora la conferma ufficiale. Tolentino, Aurora, Alto Casertano e Vastese, Vasto Girardi. Andiamo a vedere cosa è successo in eccellenza. Seconda giornata di questo interessantissimo campionato. Poi avremo filmati, servizi ed ospiti di questo torneo. Vediamo il tabellino. Vigor Senigallia batte San Giustese 4-1. Forza Impronese batte Urbino 1-0. Grotta Mare, Biagio Nazzaro, Chiaravalle 0-0. A Montefano, Atletico Azzurra, Colli batte Montefano 1-0. Porto Sant'Elpidio e Fabriano Cerreto 0-0. A Servigliano, Jesina batte San Marco 1-0. Urbani, Atletico Gallo 1-1. A Monte San Giusto, Marina batte Val di Chienti Ponte 1-0. Ha riposato l'Atletico Ascoli. E in classifica sono a punteggio pieno Vigor Senigallia, Jesina, Atletico Azzurra, Colli e Marina con 6 punti, Val di Chienti, Montefano e Forza Impronese 3, Urbania, Fabriano Cerreto e Grotta Mare 2, Atletico Ascoli, Atletico Gallo, Biagio Nazzaro e Porto Sant'Elpidio 1 punto, chiudono Urbino, San Giustese, San Marco, Servigliano con 0 punti. E vi anticipo che domenica c'è un derby dal sapore antico, interessantissimo, Jesina Vigor Senigallia. Promozione girone A, velocissimamente, seconda giornata, Barbara, Olimpia Marzocca 0-0, Filottranese che Sport Montecchio 1-1, Gabicce Gradara batte Atletico Mondolfo Marotta 2-1, Loreto Sassoferrato Genga 1-1, Osimo Stazione Fermignanese 1-1, a Passatempo vince il Villa San Martino 3-1, Portuali Ancona batte Cantiano 3-0, Valfoglia e Moglie Vallesina 1-1, a Castelfidardo Osimana batte Vigor Castelfidardo 2-0. Non c'è nessuna squadra a punteggio pieno, quindi grandissimo equilibrio con Portuali, Osimana, Gabicce Gradara, Filottranese, Valfoglia e Barbara in testa con 4 punti, Atletico Mondolfo Marotta, Villa San Martino e Passatempese 3, Fermignanese, Loreto, Sassoferrato Genga e Marzocca 2, Moglie Vallesina, Chespor Montecchio, Osimo Stazione e Vigor Castelfidardo 1, chiude il Cantiano a 0 punti. Vediamo il girone B, i risultati che sono maturati oggi. Aurora Treia batte Palmense 2-1, a Castignano vince il Chiesanova 4-0, Centobucchi batte Porto Recanati 2-1. La partita Civitanovese Corridonia che si doveva giocare a Morrovalle è stata rinviata, ne parleremo diffusamente domani. Maceratese batte Futura 96 2-0, Monte Rubianese Atletico Centobucchi 1-1, Monticelli batte Cluentina 4-2, Potenza Picena e Monturano Campiglione 2-2, Trodiche e Montecosaro 1-1. Qui c'è una squadra a punteggio pieno del Chiesanova con 6 punti, Monturano, Maceratese, Centobucchi, Aurora Treia 4, Palmense, Monticelli 3, Montecosaro, Monte Rubianese, Atletico Centobucchi 2, Corridonia, Civitanovese, Potenza Picena, Porto Recanati, Cluentina, Trodica, Futura 96 e Castignano con un punto. Io ringrazio i nostri ospiti, Marco Raparo e Federico Pacciardi, grazie, in bocca al lupo ragazzi per grazie il vostro voi, campionato. Lì nella pubblicità poi ci sarà Giuliano Gubinelli e Sara Santacchi con tutto il campionato di eccellenza, ma tra poco. Cari amici e cari amiche delle Marche nel Pallone, buonasera, bentrovati e benvenuti a questa seconda parte del nostro programma che accade, avviene, è regolarmente in diretta, talmente in diretta che vi do immediatamente, subitaneamente, istantaneamente, ve lo do anche volentieri, l'aggiornamento del posticipo di Serie A che questa sera è un super fantamega partitone, un big match d'alta classifica, o meglio, in realtà non è proprio di alta classifica, è una partita molto delicata, è Juventus contro Milan, sta vincendo la Juventus, 1-0, gol di Alvaro Morata al quarto minuto, infatti siamo talmente in diretta che vi do anche l'orario, sono le 22:05 e tutto
tutto va bene, domani si completerà la terza giornata di Serie A con il posticipo del lunedì di Udinese-Napoli. Poi martedì ci sarà la quarta giornata, perché ci sarà il primo dei 5 turni infrasettimanali, che durerà dal martedì 21 a giovedì 23. Quindi come finiamo la domenica oggi con la Serie A, poi si ricomincia subito con la Serie A sempre da martedì a giovedì prossimo, quarta giornata. Invece siamo alla seconda giornata in eccellenza. L'eccellenza è la Serie A del calcio dilettantistico. Seconda giornata di campionato, cosa è successo oggi? Vediamolo insieme. Intanto poker della Vigor Senigallia in una partita a tinte rosso-blu, perché la Vigor Senigallia giocava contro la San Giustese, entrambe hanno colori sociali rosso-blu. 4-1 della Vigor Senigallia con reti a firma di Alex Marini, Derrico, Paradisi e Nacciarriti. Per la San Giustese gol della bandiera di Leonardo Zira, poi clamoroso exploit esterno del Marina. È una meteora, veramente, una squadra davvero incredibile questo Marino, che 1-0 in trasferta ha vinto contro la corazzata Val di Chienti Ponte, gol a firma di Tommaso Costantini. Dopodiché due vittorie per 1-0 in trasferta, 1-0 della Jesina sul campo del Servigliano, gol di Luca Iacchetta su calcio di punizione, e sempre 1-0 ma in trasferta dell'Atletico Azzurra Colli sul campo del Montefano, rete del bomber Jonathan Ciabuschi. Di questa partita avremo poi il servizio, come anche del Val di Chienti contro Marina. Poi invece 1-0 dei locali sugli ospiti nel derby del nord tra Forza Impronese e LMV Urbino. LMV Urbino che ha anche sbagliato un calcio di rigore, la Forza Impronese ha giocato in 10 praticamente tutta la partita, rigore sbagliato dell'Urbino e gol nei pressi del 90esimo della vittoria della Forza Impronese per 1-0 sull'LMV Urbino a firma di Urso. Poi altro derby del nord, però che stavolta 1-1 tra Urbania e Atletico Gallo col Bordolo, grazie alle reti di Bicchiarelli per l'Urbania, sempre giocatore molto interessante. Questo Bicchiarelli è stato più volte citato e nominato in questa trasmissione, e di Gennaro per i gallorini dell'Atletico Gallo col Bordolo. Infine 0-0 tra Grottamare Biagio Nazzaro e tra Porto Sant'Elpidio e Fabriano Cerreto. Avrete già capito che non ho nominato una ed un'unica squadra, ovvero l'Atletico Ascoli, che oggi riposava, perché vi ho detto già la settimana scorsa, ve lo ricorderò di settimana in settimana, che quest'anno il campionato di eccellenza non porta paro, è dispari, perché ci sono 17 squadre, per cui ci sono ogni volta 8 partite di due squadre in sostanza, e una che è costretta a riposare. Abbiamo sempre con noi, con un umore un po' variabile oggi, ma potrebbe volgere al sereno, nonostante oggi è stata una giornata veramente incredibile, lo vedrete anche dalle immagini, perché ci sono delle immagini, specialmente dalla partita del Montefano, in cui si passa da un'acqua al sole più splendido, così come anche splendida la nostra Sara Santacchi. Grazie di essere qui, Sara. Beh, grazie a te, io ormai ho già fatto anche la prima parte, quindi ti do il benvenuto. Grazie, sei un'ottima padrona di casa. Io allora ringrazio Andrea Verdolini e ringrazio ovviamente gli ospiti di questa sera che sono venuti qui, ci hanno messo la faccia, nonostante anche loro forse l'umore non poteva essere migliore, ovvero il Val di Chienti Ponte con l'allenatore Daniele Marinelli e il centrocampista mezzala, o forse una volta io si chiamava l'ala destra, ma è un termine desueto, vintage, anni 80, è proprio una mezzala, ovvero però molto giovane, under Mattia Emiliozzi. Intanto grazie di essere qua. Grazie a voi, buonasera. Allora, fate un pastone di questa giornata di eccellenza, c'è qualche risultato, Daniele, che ti ha stupito, che ti ha reso basito, che ti ha un po' colpito? 4-1 della Vigor Senigallia, insomma, non è poco, credo. Sì, la Vigor Senigallia parte ovviamente con i favori del pronostico finale, quindi della vittoria finale, quindi ci sta che vinca in casa l'esordio per 4-1. La San Giustese magari ha bisogno di qualche giornata in più, perché alla prima ha riposato, quindi magari il rodaggio non era stato completamente eseguito, diciamo, ancora i meccanismi per una squadra nuova come loro e come la nostra ancora non è al massimo. Vigor Senigallia è una squadra forte, quindi ci può stare che nelle prime giornate accadano questi risultati. Poi un avvio di stagione post-Covid in cui chi ha fatto la Serie D, i ragazzi hanno avuto un'annata difficile, lunga. L'eccellenza è stato un mini torneo per chi ha partecipato, alcuni non hanno nemmeno partecipato, quindi fino a novembre ci saranno belle sorprese.
Mattia, l'Eccellenza si conferma un campionato tosto, imprevedibile, difficile, senza, anche quando uno parte con i favori del pronostico è sempre difficile pronosticare la vittoria in anticipo, no? Tant'è che poi ci sono squadre imprevedibili come il Marina, l'Atletico Azzurra Colli, che poi vincono anche in trasferta seppure di misura, no? Che partita è stata oggi? Sì, oggi è stata una partita complicata, abbiamo iniziato la partita in maniera buona, abbiamo creato diverse occasioni, situazioni pericolose, ma non siamo riusciti a concretizzare. Poi tu hai avuto nello specifico qualche occasione che sei riuscito a crearti sotto rete, oppure che con la tua opera sei riuscito ad aiutare i tuoi compagni ad avvicinarsi alla porta? Io ho visto il servizio, l'ho montato, un paio di colpi di testa di Pennacchioni, se non ero, sì. Ottimo giocatore, oggi un po' appannato. Un lavoro di squadra per arrivare a creare delle occasioni buone. Siamo riusciti, bene o male, attraverso un lavoro a creare situazioni che non sono state che ci hanno permesso di andare in vantaggio. Abbiamo un po' sprecato i primi minuti, che sono stati molto buoni, per poi aver congiunto un'occasione che ha cambiato la partita. Sara, sorridevi perché ha cambiato il risultato della partita di Serie A? Perché sorridevi? No, sorridevo perché non deve essere facile per lui commentare la partita col mister vicino. Ah, beh, vabbè, questo sono gli inconvenienti del mestiere che un giorno il nostro Mattia svolgerà con sommo profitto, perché non solo fa con ottimo profitto il calciatore, ma è anche iscritto all'Università di Scienze Infermieristiche, quindi un giorno sarà spero un ottimo infermiere, oppure insomma un lavoro nel campo sanitario di cui tanto c'è bisogno, specialmente poi in questo motivo. Daniele, torniamo sulla struttura del campionato, perché hai detto la San Giustese deve ancora entrare pienamente, ancora nella fase del rodaggio, no? Perché la settimana scorsa ha riposato. Secondo te è meglio riposare all'inizio, in mezzo al campionato, oppure alla fine, in mezzo al, non al campionato, ai gironi, girone di andata e girone di ritorno? Ma voi quando riposate, ad esempio? Non ci ho guardato. Noi riposiamo poco prima di Natale. Poco prima di Natale? Sì, esatto, il 19 dicembre, quel turno. Quindi fate il ponte lungo, andate proprio in vacanza? Precisamente no, perché giochiamo il 23, quindi il giovedì. Andiamo dal 12. Quindi pausa e poi ripresa al 23. Pausa e poi ripresa, sì. Allora è una fregatura. Esatto. Esatto, però possiamo recuperare energie. Guarda, quando è meglio? Non lo so, forse all'inizio chiaramente ti permette di, nelle prime giornate, di magari completare il lavoro fisico-atletico e di poi andare tutto d'un fiato fino alla fine. A metà percorso, verso la fine, se hai qualche infortunato ti permette chiaramente di recuperarlo, di far rifiatare qualcuno. Poi è chiaro, alla fine il turno favorevole ce l'avrà chi vincerà o chi raggiungerà l'obiettivo finale. Noi ce l'abbiamo in quella data lì, vediamo come ci arriveremo, se sarà un turno favorevole per noi. Magari a dicembre c'è bisogno di riposo perché cominciano ad essere 12-13 partite consecutive, quindi aspettiamo quando sarà il nostro momento. Mattia, allora tu sei molto giovane, ho già detto sei all'ultimo anno di Under, però sono già diversi anni che fai esperienza calcistica anche a livello di eccellenza, no? Secondo te qual è la dote che conta di più in questo campionato per poterlo vincere, e quali sono le avversarie piuttosto del girone? Le doti del campionato, non del girone, scusa. Le doti più importanti secondo me sono la costanza. La costanza che è importante per una squadra per arrivare a vincere. È importante anche il gruppo. Il gruppo che si stabilisce, che fa risaltare anche il singolo. Singoli ai quali noi siamo molto dotati, mi sembra. Dotati, sì. Buona squadra. E, le squadre più... le più accreditate sappiamo che sono diverse, ma come abbiamo visto anche oggi non bisogna mai sottovalutare anche le minori, che sono squadre ben strutturate.
Sì, poi tra l'altro anche quest'anno io leggendo quotidianamente i quotidiani, scusate il gioco di parole, specialmente la parte sportiva, quella locale naturalmente, anche quest'anno nessuno cita tra le favorite alla vittoria finale il Fossombrone, che oggi si è riscattato dopo l'1-0 dopo l'1-0 sconfitta per 1-0 di domenica scorsa, sempre con il Marina. Invece secondo me è proprio una squadra ben organizzata, ben tosta, ben guidata. Secondo te, Daniele, quali sono, secondo me, oltre al Fossombrone, ma quali altre squadre vedi progettate, oltre alla vostra, credo, no? Per la vittoria finale? Ma è quelle, diciamo, che di cui tutti ne parlano, quindi dico Senigallia, dico Atletico Ascoli, sono d'accordissimo con te con il Fossombrone. Poi ci sono sempre magari le sorprese, come potrebbe essere lo stesso Marina, la San Giustese, sono squadre comunque sia ben strutturate e formate per arrivare fino in fondo. La Biagio è una buona squadra, quindi c'è da lottare, c'è da battagliare ogni domenica. Sara, battaglia anche un po' tu con i nostri ospiti, dai. Mister, ci siamo lasciati qualche tempo fa, qualche mese fa, con il tuo augurio di poter iniziare una nuova avventura, e in qualche modo si è esaudita questa tua speranza, perché sei arrivato al Val di Chienti. Sì, è un'opportunità importante naturalmente per me, perché innanzitutto il campionato di eccellenza, il massimo campionato regionale, è un campionato di assoluto valore. Poi ringrazio la società per avermi scelto, ovviamente, perché Val di Chienti c'è possibilità di fare calcio, calcio sano, cioè ci sono strutture, c'è competenza, ho trovato una società molto competente che mi ha messo a disposizione prima di ottimi giocatori, veramente bravi ragazzi, uomini che riescono a fare la differenza la domenica, come è stato ad esclusione di oggi, ma solo dal punto di vista del risultato e un po' della sfortuna. Quindi sono assolutamente contento dell'occasione che ho avuto, e speriamo ce la metteremo tutta io e il mio staff per raggiungere l'obiettivo finale. Che è? Ma l'obiettivo, la stagione, quando abbiamo iniziato la stagione con la società, è lottare per il vertice, quindi cerchiamo di rientrare per gradi innanzitutto tra le prime cinque, poi quando sei lì vedremo. È chiaro che in un campionato ci sono tante variabili, ci sono tanti imprevisti, noi stessi ne abbiamo subito uno la settimana scorsa, quindi... No, diciamolo e facciamo anche l'in bocca al lupo a questo imprevisto umano. Sì, Filippo Papa è il nostro attaccante che aveva iniziato molto bene, aveva fatto 3 gol praticamente tra Coppa e uno spezzone di partita in mezz'ora di campionato, purtroppo ha avuto la rottura del crociato anteriore e ne avrà per tutta la stagione. Quindi la stagione è lunga, devi sempre adattarti alle situazioni che capitano, che possono capitare, e quindi cerchiamo innanzitutto per gradi, cerchiamo di trovare ora la formula giusta, abbiamo comunque sia una rosa competitiva, poi a marzo, febbraio, quando sarà a poche giornate alla fine, vedremo dove potremo arrivare. Come si sostituisce un bomber giovane come Filippo Papa? Si riadattano i giocatori che già avete in quel ruolo, oppure poi si sostituisce proprio ricorrendo al mercato degli, tra virgolette, svincolati, come si suol dire? Con la società ancora non abbiamo affrontato il discorso, perché solo ieri abbiamo avuto il responso medico, quindi vediamo in settimana. Quelle caratteristiche non ne abbiamo in rosa, purtroppo, di prima punta, perché i 3 ragazzi che vanno a completare il reparto offensivo sono di assoluto valore, che sono Riccardo Cuccù, Federico Palmieri, Simone Pennacchioni, abbiamo anche gli under, parlo di Marcelli, altri ragazzi, comunque sia Catinari, che vanno a completare il reparto, ma prima punta, forte fisicamente, che fa reparto, purtroppo non ce l'abbiamo. Adesso vedremo quelle che saranno le possibilità, quello che sarà anche l'intenzione della società, poi valuteremo. Mattia, cosa vi ha trasmesso fino adesso il vostro tecnico Daniele Marinelli? Come vi fa giocare? Qual è la dote su cui punta maggiormente per costruirvi come squadra e per portarvi, condurvi alla vittoria delle partite? La dote principale è quella di riuscire a giocare un calcio anche iniziando al basso, riuscire a coinvolgere gli interpreti, mantenere
non importa chi mantiene le posizioni, ma sono interpreti che svolgono il lavoro. E poi, poi avanti, di riuscire a giocare tranquillamente come con le doti che abbiamo in squadra, che sono molto importanti, quindi di riuscire ad arrivare davanti attraverso un gioco molto propositivo. Sara, ti vedo particolarmente allegra e propositiva. Anche tu. È cambiato ancora il risultato in Serie A? Sì, è cambiato il risultato, il Milan ha pareggiato. Il Milan ha pareggiato con rete a firma di? Rebic. Ante Rebic, insomma, Ante sta per Antonio in italiano, va bene. Ha pareggiato il Milan, saranno poco contenti i tifosi della Juve, ma ancora la partita è in essere, è in fieri, dicevano i latini, quindi vedremo tra poco quale sarà il risultato finale. Il risultato finale invece della partita di oggi, del Val di Chienti, che giocava in casa contro il Marina, è 0-1 per il Marina, gol di Tommaso Costantini, Marina a punteggio pieno. Vediamo il servizio, poi siamo di nuovo qua perché ci sono ancora tante cose da dire. A tra poco. Dopo il pirotecnico debutto di Colbordolo, l'ambizioso Val di Chienti Ponte del nuovo mister Daniele Marinelli si misura con il primo test casalingo. Al comunale di Villa San Filippo arriva l'ostico Marina alla sesta partecipazione consecutiva nel massimo torneo regionale. I padroni di casa recuperano Borgese e Muzzi, ma perdono Pipoli per squalifica, oltre alla pesante tegola rappresentata dall'infortunio dell'attaccante Papa, lesione al crociato del ginocchio sinistro con 6 mesi stimati di inattività. Marinelli ridisegna il 4-3-3 con Pennacchioni, Cucù e Palmieri in avanti, Borgese perno della linea mediana con Trillini ed Emiliozzi ai fianchi. Nella Marina out per squalifica Maiorano e Vinacri, oltre a Loberti per infortunio. Debutto da titolare per Medici al centro della difesa, in attacco Paglialunga affianca Costantini. Dirige Romario Gorreia della sezione di Ancona. Si parte al 7° minuto, tiro cross dalla destra radente di Cucù, Pennacchioni arriva in ritardo sul secondo palo. Ci prova il Marina al 36° con l'ex recanatese Morazzini che da fuori non impensierisce più di tanto Rossi. Sul ribaltamento di fronte Palmieri destro non va lontano dall'incrocio dei pali. Al 40° il vantaggio del Marina, Costantini si libera di Muzzi e fulmina di potenza Rossi sul primo palo. Tramortito il Val di Chienti che un minuto dopo rischia la seconda capitolazione, ma Catalani colpisce male di sinistro da buonissima posizione. Nel recupero della prima frazione Cucù prova in acrobazia, ma la sfera si spegne sul fondo. Nella ripresa ancora l'ex Monte Giorgio e Porto Sant'Elpidio all'ottavo prova su calcio piazzato, pallone sopra la traversa. Al 58° la migliore occasione della partita per i padroni di casa su cross dalla destra delizioso di Cucù, Pennacchioni si divora la rete con un colpo di testa che finisce oltre la traversa. Preme la squadra di casa ma il Marina si difende con ordine e al 37° sfiora il raddoppio con Catalani che lanciato a campo aperto non trova il tempo per la conclusione. La formazione di Mariani legittima un successo meritato frutto di organizzazione tattica e tenuta mentale davvero da grande squadra. Poco da recriminare per il Val di Chienti Ponte che non ha mai realmente assunto il controllo del match. Sentiamo nel dopogara mister Mariani e il centrocampista del Val di Chienti, Borgese. Mister Mariani, una splendida vittoria e soprattutto una prestazione di grande coralità di gruppo contro una delle formazioni più forti di questo torneo. Sì, abbiamo fatto una grandissima partita, stiamo lavorando tanto, ancora facciamo fatica in questi mesi perché il lungo stop l'abbiamo sentito, però ribadisco quello che ho detto anche domenica, qui ci sono dei ragazzi veramente fantastici che si mettono a disposizione per crescere ogni giorno, senza grandi nomi ma con tanta motivazione, con tanta voglia di lavorare in settimana. Poi queste sono partite che può succedere di tutto perché affrontavamo una squadra veramente forte, però siamo stati bravi, l'abbiamo preparata benissimo, abbiamo rischiato poco con un attacco fortissimo e quindi posso solo di bravi ragazzi che hanno fatto una partita eccezionale. Alessandro Borgese, ci tenevate a far bene dopo la bella vittoria contro l'Atletico Gallo, avete però trovato un avversario ostico che vi ha concesso davvero poco. Ma guarda, sì, ci tenevamo a continuare a dare seguito al risultato di Gallo, che è stata una vittoria importante su un campo difficile. Anche oggi sinceramente abbiamo avuto 3-4 occasioni nitide loro, penso sull'unica palla gol che ci hanno avuto e poi una ripartenza al secondo tempo, sono stati bravi a fare gol.
Noi invece siamo stati poco cattivi a sfruttare le 4-5 occasioni che abbiamo avuto. E niente, quindi ci ritroviamo, ci portiamo a casa 0 punti, però tocca pensare alla prossima partita, martedì subito correggeremo gli errori che abbiamo fatto oggi. Allora, eccoci di nuovo in onda, cari amici e cari amiche delle Marche nel pallone. Siamo regolarmente in diretta, sono le 22:25, anzi 26:27 in questo momento. Siamo ancora con gli ospiti di stasera che sono una squadra che secondo me ha, l'ho già detto in passato, ha una maglia bellissima, secondo me mi piace molto quel verde fluorescente che abbiamo visto adesso, ovvero gli ospiti del Val di Chianti Ponte, oggi capitanati da Daniele Marinelli, allenatore trainer della squadra di Morrovalle in sostanza, e Mattia Emiliozzi, centrocampista della squadra. Appunto, i colori sociali quali sono? Verde, rosso, blu, quali sono? Sì, verde, delle volte anche verde, in grigio giocate. Seconda maglia. Secondo me. Quindi verde, rosso, blu? Sì, verde fluorescente. Bello, mi piace. Mi piace molto. Sara? Sì, qualche messaggio da parte dei nostri telespettatori. Forza ragazzi, vittoria sofferta ma preziosa. Continuate così, domenica tutti al Carotti contro la corazzata Vigor. Forza Jesena da Ostravetere. Da Ostravetere, provincia di Ancona. Tra poco dirò qualcosa sulla provincia di Ancona, dirò qualcosa di molto importante anche sulla città di Jesi, ma non prima di avervi notiziato del fatto di alcune statistiche di questa seconda giornata del campionato di eccellenza che è appena andata in archivio in questa settimana, ovvero in questa giornata, oggi domenica. Sono state siglate 11 reti, meno 5 rispetto alla settimana scorsa che erano appunto 16, quindi poche reti, 11 reti in 8 partite, sono poche. Perché sono poche? Perché pensate che 5 reti su 11 sono successe solamente in una partita, ovvero quella tra Vigor Senigallia e la San Giustese. Sono stati 3 urrà esterni a firma di Atletica Azzurra Colli, Marina e Jesena. La classifica dei Bomber Filippo Papa, a cui rinnovo l'in bocca al lupo per una pronta guarigione, era capocannoniere la settimana scorsa, prima giornata di campionato, aveva fatto una doppietta con 2 reti. Oggi è stato raggiunto da Jonathan Ciabuschi dell'Atletico Azzurra Colli e da Gianfranco Delrico della Vigor Senigallia. Allora, Daniele, come avete costruito la squadra? Perché avete preso davvero dei pezzi da 90 per la vostra squadra. Già era buona lo scorso anno, no? Avete confermato Bomber Federico Palmieri, poi siete riusciti a far scendere di categoria il centrale difensivo Comotto, avete preso altro fuori classe per l'eccellenza, un altro giocatore che è sceso dopo anni di Serie D, ovvero Riccardo Cucù, no? Avete preso Alessandro Frinconi dall'Ancona, anche lui è un, mi viene il termine evergreen, ma non è il termine giusto per Frinconi, cioè è un giocatore che è tanto tempo che cavalca l'eccellenza, è espertissimo anche di Serie D. Quindi la vostra è Christopher Rossi, no? Avete sì. preso portiere affidabile del Tolentino, anche del Servigliano. In sostanza una squadra tosta, quadrata e che renderà la vita difficile a tutti. Sì, abbiamo, come dicevo prima, è stata brava la società a prendere e affettuare le loro scelte sugli uomini, quindi hanno scelto gli uomini giusti, persone che si mettono a disposizione quotidianamente per far crescere sia la squadra nei singoli, ma proprio il gruppo a livello umano. Quindi abbiamo anche Alessandro Borgese, che prima abbiamo sentito l'intervista, che nel ruolo penso sia un fuoriclasse, possiamo definirlo assoluto, dei dilettanti per come interpreta proprio il ruolo. Poi sì, abbiamo preso Comotto dietro, che già era reduce da una riabilitazione per un intervento all'anca, quindi già si allenava con il Val di Chienti lo scorso anno. Davanti sono arrivati Palmieri, come hai detto benissimo, lo stesso Frinconi, poi è arrivato Trillini dal Monte Giorgio, quindi abbiamo una ottima colonna portante, quindi faccio veramente i complimenti al direttore Pazzarelli, alla società Claudio Bordoni e Dino Rossi, che hanno portato questi ragazzi alla corte del Val di Chienti.
Però ci sono quattro squadre a punteggio pieno: Vigor, Senigallia, Jesina, Atletico Azzurra, Colli e Marina. Il Marina poi può sembrare una sorpresa, ma poi lo scorso anno, quando a ottobre venne chiuso il torneo di eccellenza a causa Covid, poi il Marina, se non erro, era primo, no? Sì, sì, era primo. Era primo, aveva fatto una sconfitta, io ero a Serviano, persero proprio con noi, però avevano battuto squadre del calibro dell'Ancona, del Montefano, se non sbaglio, della San Giustese, e avevano pareggiato forse con Fossombrone lo scorso anno, quindi hanno ricominciato. Poi, se vai a guardare la striscia dei risultati, le ultime 7-8 partite hanno fatto tutte vittorie, un pareggio e una sconfitta, quindi una squadra che 70-80% dei componenti è lo stesso lo scorso anno e stanno dando continuità. Quindi praticamente vuoi dire che il Marina ti ha reso pan per focaccia, lo scorso anno li hai battuti tu alla guida del Servigliano, quest'anno alla guida del Val di Chienti Ponte ti hanno battuto loro. Allora, tra l'altro settimana molto importante questa, per gli uomini del Val di Chienti Ponte, proprio degli uomini, perché? Perché intanto mercoledì prossimo, tra tre giorni, torna la Coppa Italia, adesso vi leggerò le partite che ci sono in programma. Domenica prossima viaggerete in casa dell'Atletico Ascoli, altra squadra tosta, forte, abituata a lottare per grandi traguardi. E poi chi lo sa, forse in questa settimana ci sarà un lieto evento, no? Cosa sì. Succederà? Sono in attesa di una bambina, ecco. Sia per quanto riguarda me ma anche per Riccardo Cuccù. Bene. Però bambino, quindi scade il tempo, entrambi scade, a me il 22 e a lui il 21, quindi siamo in attesa. Pensa se nascessero proprio lo stesso giorno, la tua figlia e la figlia di Riccardo Cuccù, quindi auguri e felicitazioni. Allora, grazie. Le partite di mercoledì di Coppa Italia, allora Coppa Italia ve l'ho già detto l'altra volta, sono 5 gironi da 3 squadre. Quindi 5 per 3 fa 15, le squadre sono 17, l'ultimo girone è una diade, una coppia, partita andata e ritorno. Allora, si è già giocata il primo turno. Il secondo turno, che andrà in scena mercoledì prossimo, prevede le seguenti partite partendo dal nord della nostra regione, ovvero girone A, LMV Urbino contro Urbania, poi scendendo Vigor Senigallia contro Marina, poi scendo ancora Jesina contro Biagio Nazaro, ancora più giù Porto Sant'Elpidio contro Montefano, scendiamo ancora San Marco Servigliano contro San Giustese e infine l'ultima gara, che è quella, vi ho detto, eliminazione diretta, ma in realtà è andata e ritorno, dove ci sono solamente due squadre, quello tra Atletico Ascoli e Atletico Azzurra Colli, che andrà in scena sempre mercoledì. All'andata fecero 1-1, quindi mercoledì prossimo avremo già una delle prime semifinaliste della Coppa Italia di Eccellenza Marche. Facciamo una pausa dall'eccellenza, ci portiamo al professionismo, esattamente in Lega Pro, in Serie C. Ci andiamo a vedere la splendida vittoria in una partita anche qui a tinte bianco-rosse, perché entrambe le squadre hanno il bianco-rosso come colori sociali. La Vispesero espugna il campo di Teramo per 2-1 grazie alle reti di Gucci e di un altro giocatore il cui cognome ha chiare origini latine, ovvero si chiama De Respinis. Ci vediamo in servizio, poi siamo di nuovo qua con il Val di Chianti Ponte. Adesso però Teramo Vispesero. Seconda trasferta abruzzese consecutiva per la Vispesero, chiamata la conferma dopo il pareggio di Pescara. Stavolta si è di scena al Bonolis di Teramo contro una compagine anch'essa alla ricerca della prima vittoria stagionale. Nell'11 titolare mister Banchini vara il collaudato 3-5-2 con scelte obbligate soprattutto per le assenze dell'argentino Martin Tonso, recentemente operato a Torrette, e di Cannavò. Al sesto i paloni di casa passano in vantaggio, partita quindi tutta in salita per gli ospiti. Vantaggio con Melotti che, servito da Bois, approfitta dell'errore di Piccinini e batte di destro Farroni. Prima rete in campionato tra l'altro per i teramani, reduci comunque dal bel pareggio ottenuto al Braglia di Modena. Al 18° Farroni è chiamato al miracolo sulla conclusione di Rosso, che buca la difesa biancorossa in difficoltà ed evita in qualche modo e con un pizzico di buona sorte il 2-0. Raddoppio che sembra davvero fatto per i padroni di casa alla mezz'ora. Bernadotto fa 20 metri di campo, evita il portiere, ma Piccinini in modo quasi disperato salva la sua porta. Davvero un grandissimo rischio corso dai vissini.
La ripresa però è di tutt'altro tenore e dall'ottavo i pesaresi pareggiano pur se in modo rocambolesco. Lungo lancio di Saccani, Tozzo esce in maniera scriteriata, Gucci lo anticipa e lo infila di testa dai 16 metri. Al 22esimo la vista e la ribalta, è ancora Saccani che dalla destra fa partire un traversone, evita l'avversario, il portiere si arrangia e De Raspinis di testa da due passi ribadisce in gol. Finale arrembante del Teramo all'84esimo, Rossetti su azione dei paroni di casa calcia e Farroni devia in calcio d'angolo. Al 93esimo portiere ancora decisivo salvando il risultato con una protezza su conclusione di Arrigoni e la Vispesaro può quindi festeggiare la sospirata prima vittoria dell'anno. Leggiamo qualche messaggio da parte dei nostri telespettatori. Forza Castignano, ci rialzeremo. E poi ancora, oggi a Senigallia c'erano 700 spettatori con uno stratosferico paradisi. Domenica tutti a Iesi. Ecco, mi riallaccio a questo messaggio, mister, per parlare del fatto che il campionato di eccellenza, soprattutto quest'anno, offre davvero degli spunti molto interessanti, con delle piazze importanti. Pensi che questo renda il tutto anche più difficile? Penso che lo renda più bello, quando soprattutto in virtù del fatto che veniamo da un'annata in cui si è giocato poco o niente, quindi avere certe piazze nel campionato, proprio come Senigallia, bello vedere 700 persone allo stadio, interessante, poi darà anche gusto andarci a giocare, io lo trovo molto, molto stimolante. Ecco, anche per il fatto che poi gli spettatori sono tornati allo stadio, per cui spesso possono rappresentare anche un fattore. Questo vi spaventa o no? No, in campo forse qualche anno fa, parlo 15-20 anni fa, c'era il fattore campo era un po' più, diciamo, decisivo. Oggi si va in campo, si gioca la partita, occorre naturalmente, è chiaro, poi il campo in casa hai riferimenti a cui sei abituato rispetto a quello fuori casa, però le condizioni oggi sono cambiate, quindi si va in campo con decisione per vincere la partita. Mattia, guardando invece a te, quali sono i tuoi compagni di squadra da cui cerchi di carpire segreti per poi diventare sempre più forte? Sono numerosi, ma i compagni di squadra principali sono Alessandro Borgese, che è veramente una guida per tutti i nostri componenti che giocano in questo ruolo, come anche Massimiliano Trillini, un altro centrocampista veramente formidabile. Sono, diciamo, loro le prime guide che cerco di seguire e alle quali mi ispiro. E quali sono i suggerimenti che cercano di darvi? Perché è importante l'aspetto sicuramente fisico, ma anche quello mentale. Sì, ci aiutano molto per giocare un calcio, appunto, propositivo, farsi vedere, andare incontro, scaricare, mettersi bene e far girare la squadra, nel quale loro sono veramente dei fenomeni per la categoria, sono molto, molto importanti per la nostra squadra. Sono i Ronaldo dell'eccellenza, sì. Praticano fenomeni. Beh, con dei giocatori così, mister, è più semplice riuscire a far un tipo di calcio propositivo, come diceva poi il tuo giocatore. Sì, la squadra ovviamente è composta da, come dicevamo prima, elementi di qualità, quindi è chiaro che c'è l'obiettivo, è quello di metterli nelle migliori condizioni, quindi cerchiamo ovviamente di partire da questo presupposto. Poi le partite si vincono in queste categorie, siamo nei dilettanti, per vincere le partite occorre tanta voglia, tanta tenacia, tanta grinta, tanta determinazione, quindi la parte ovviamente del gioco è fondamentale, ma va supportata dalle altre caratteristiche.
Immagino ci voglia anche tanta pazienza per vincere le partite, specialmente quando non si riescono a schiodare, ci sono squadre ostiche che si chiudono, corrono, fanno densità, adesso si usa questo termine, no? Fanno densità in mezzo al campo, in difesa, si muovono tanto, il calcio è cambiato tantissimo. Allora, però vi voglio raccontare, cari telespettatori, cari telespettatrici, due storie meravigliose che sono accadute nella settimana appena trascorsa nella provincia di Ancona, in special modo a Iesi e ad Ancona, però riguardano tutte le Marche, quindi sono due storie meravigliose secondo me. Allora, intanto mercoledì scorso al Palazzetto di Iesi c'è stato il Mancini's Day, no? Il giorno dedicato al commissario tecnico della Nazionale. Incredibile il colpo d'occhio del palazzetto gremito di persone, ovviamente nel rispetto delle normative Covid. Il CT della Nazionale ha portato con sé non solo il giornalista Marino Bartoletti, ma ha portato con sé anche la Coppa vinta all'Europeo, no? Ultimo scorso, quindi per mostrarla a tutta la sua cittadinanza che l'ha accolto con il massimo dell'amore. L'amministrazione comunale ha tributato appunto a Roberto Mancini il titolo di ambasciatore di Iesi nel mondo, e la stessa città aveva già regalato, se così si può dire, dedicato in sostanza un gran bel mega murales proprio dentro la città. La storia di Mancini col calcio parte nel 1977, quindi tantissimi anni fa, quando da Iesi è volato a Bologna a fare un provino, anche curiosa, no, la storia, a fare un provino appunto con il Bologna. Gli osservatori dell'epoca, i valutatori del Bologna erano due esperti di calcio, Marino Perani e Fogli, si chiama Fogli, ve lo dirò insomma, Romano Fogli, ex giocatore del Bologna. Visto all'opera Mancini e già visto a 17 anni la classe di cui era dotato, l'hanno mandato dopo 40 minuti negli spogliatoi a farsi la doccia, perché non volevano che altri osservatori presenti a quel provino notassero la bravura di Mancini, e poche ore dopo suo padre Aldo era proprio a Casteldevole a firmare il contratto da professionista per Roberto Mancini. Al Palazzetto di Iesi era anche presente Stefano Cerioni, grande fiorettista azzurro, che il giorno dopo è stato nominato commissario tecnico della Nazionale Italiana di Fioretti. Quindi complimenti a mister Mancini e a Stefano Cerioni. Questo è ciò che è successo a Iesi. Ad Ancona invece venerdì scorso è stata la Jimbo Night invece per Gianmarco Tamberi, per festeggiare con il massimo degli onori questo atleta marchigiano che appunto nelle Olimpiadi di Tokyo ultime scorse ha preso l'oro, seppur in coabitazione, in condominio, saltando 2.39 se non erro, e appunto la città di Ancona, anche qua non palazzetto ma pala indoor di Ancona, grande festa per Jimbo Tamberi, a cui è stato consegnato dall'amministrazione comunale di Ancona il premio, il Ciriachino d'oro, in sostanza, che è una delle massime onorificenze che il comune di Ancona dà ai personaggi più illustri. Poi anche, così come a Iesi, anche a Tamberi è stato dedicato un murales all'interno del pala indoor, dove c'è questa gigantografia di Gianmarco Tamberi che bacia la medaglia d'oro di Tokyo con scritto The Legend, la leggenda. La cosa più interessante, tra le cose più interessanti di quella della Jimbo Night di venerdì scorso, è stato che ci sono stati tanti bambini che hanno poi sono trasformati in giornalisti, hanno fatto le domande a Tamberi, gli hanno chiesto ma come si fa a diventare come te? Tamberi con la massima umiltà ha detto: a parte che i bambini sono sempre stati un mio punto di riferimento, sono stati sempre da stimoli, ma dice il campione dorico che ha imparato nei momenti difficili che dalle persone intorno puoi ricevere tanto, e quando la vita ti mette di fronte a degli ostacoli devi avere la forza di superarli. Questa dichiarazione fa il paio con quella che aveva detto due giorni prima Mancini, ovvero Mancini aveva detto l'Europeo è vostro, il sostegno di un'intera nazione è stata la molla che ci ha spinto verso traguardi che molti pensavano fossero irraggiungibili. Tutto questo per dire che cosa? Che il calcio, lo sport ha una forte componente, a parte tecnica e atletica, ha una forte componente sociale, che i tifosi, gli appassionati sono parte integrante dello sport e del raggiungimento di certi obiettivi, a discapito di certi
presidenti o di certi forse ben pensanti che riducono il calcio e lo sport a mero calcolo di business. Ecco qua, insomma, questo era giusto che ve lo dicessi, e soprattutto sono due eventi dedicati a due personaggi che rendono illustre la nostra regione in tutta Italia, ma credo ovviamente in tutto il mondo, visto che ha vinto l'Europeo e erano le Olimpiadi internazionali mondiali di Tokyo. Andiamo avanti con i servizi, perché ci aspetta di vedere uno delle tre vittorie esterne della giornata. Questa volta è l'Atletico Azzurra Colli che sbanca il campo dell'Annunziata di Montefano per 1-0. Il Montefano ha giocato bene, però i tre punti l'ha presi l'Atletico Azzurra Colli grazie al gol di Ciabuschi su uno dei pochi errori che ha fatto la difesa viola. Ci vediamo il servizio, poi siamo di nuovo qua. Un corsaro Adriatico Azzurra Colli sbanca in trasferta il comunale dell'Immacolata. A decidere la contesa contro il Montefano è stato un destro preciso di Ciabuschi all'ora di gioco. I viola, che mancavano del riferimento offensivo dell'Aquila, ci hanno provato nel finale con diversi tentativi, ma la rocciosa difesa ospite non si è fatta sorprendere. Parte subito forte la squadra di Amadio al nono, che si rende pericolosa con la rovesciata in area di Renzi, alta. Al 19esimo invece Ciabuschi, defilato da fuori area, prova il tiro al volo che scende ma finisce comunque alto. Il Colli insiste ancora nel primo tempo, al 24esimo costruisce la punizione centrale di Renzi, ben controllata da Rocchi. Un minuto dopo il primo squillo del Montefano è di Palmucci, che lascia partire il destro dai 30 metri, Marani blocca in due tempi. Di nuovo al 37esimo Palmucci ci prova dalla distanza, questa volta col mancino, attento Marani. Il Montefano insiste dopo un primo tempo ben giocato dagli ospiti e al 39esimo va di nuovo vicino al gol. Palmucci da angolo trova Griego che si coordina di prima col sinistro, Marani deve alzarla in angolo. Al 41esimo invece il Montefano ci prova da calcio di punizione. Dai 30 metri Monaco lascia partire il destro violento a scendere che Marani respinge senza rischiare con la sfera che poi carambola fuori. Al quinto della ripresa il Montefano prova a premere ancora con il mancino velenoso di Griego che dal limite impegna seriamente Marani. Passano pochi secondi e Palmucci dalla linea di fondo sfonda in dribbling per poi metterla in mezzo dove nessuno dei suoi riesce a metterla in rete. Il gol partita del Colli è al 15esimo della ripresa. Il Montefano perde palla in uscita, ne approfitta Ciabuschi che dal limite difende la sfera e lascia partire un destro potente e angolato che non lascia scampo a Rocchi. Due minuti dopo, ancora in Colli, con Renzi, chiama il numero 1 Viola all'intervento sul mancino indirizzato sul primo palo. I Viola cercano di scuotersi col piazzato di Griego al 25esimo, che però viene deviato dalla barriera in angolo. Dagli sviluppi Monaco svetta di testa, mandando però fuori. Alla mezz'ora il Montefano ci prova di nuovo, sfondando per vie centrali. La palla carambola in aria, dove Palmucci viene fermato all'ultimo da Sorci. L'arbitro fischia il fallo in difesa. L'ultima occasione nitida per il Montefano è al 44esimo, quando Monaco la mette dentro alla sinistra. Orlietti si trova la sfera tra i piedi e non riesce però a ribadire in rete. L'Atletico Azzurra Colli difende con ordine fino alla fine e brinda il secondo successo consecutivo in due gare. Il Montefano invece incassa la prima sconfitta e prepara una settimana impegnativa con la trasferta di Porto Sant'Elpidio in Coppa prima e di Fossombrone in campionato poi. Nel post-gara le impressioni a caldo dei due allenatori. Mister Menghini, arriva la prima sconfitta per il tuo Montefano qua in casa con un duro avversario come l'Atletico Azzurra Colli. Una partita equilibrata, alla fine hanno avuto la meglio con un guizzo gli ospiti. Cosa pensi sia mancato oggi ai tuoi per raggiungere la vittoria? Ma penso che abbiamo mancato... Non in molto, nel senso, forse dovevamo avere un po' più di coraggio nel giocare, perché quando l'abbiamo fatto, non sempre, quando l'abbiamo fatto qualche trama si è vista e dobbiamo avere una mentalità un pochino più concreta, perché questo è un campionato in cui basta una minima disattenzione, come è successo oggi su singolo mezzo errore della nostra difesa e siamo stati puniti e... Niente, dobbiamo solo capire che questo è il campionato dell'eccellenza in cui basta pochissimo per spostare gli equilibri e vincere o perdere, insomma. Mister Amadio, un Atletico Azzurra Colli corsaro oggi a Montefano, vittoria per 1-0, la seconda in campionato, una partita abbastanza equilibrata, ben giocata da voi, avete sfruttato al meglio una delle occasioni più limpide avute, alla fine l'avete portata a casa.
Sì, vabbè, ovviamente sono soddisfatto per i tre punti, ma anche per la prestazione della squadra, soprattutto per quanto riguarda il primo tempo, dove credo che abbiamo fatto un buon primo tempo, dove però potevamo essere un pochettino più concreti sugli ultimi 25-30 metri. Però ripeto, sono soddisfatto anche perché venire a fare tre punti qui non è facile. Il Montefano è una buona squadra, anche in salute, insomma, veniva anche da una vittoria in esterna, quindi sapevamo delle difficoltà della partita. Mister, punteggio Biedo, il suo Atletico Azzurra Colli, l'obiettivo rimane sempre a servizio, si può usare qualcosa di più? Ma no, assolutamente, la classifica inizialmente non la guardiamo, ovvio che l'obiettivo rimane quello, però bene, ancora stiamo in una fase di crescita, diciamo, un gruppo nuovo, una squadra nuova, con l'inserimento dell'Under sicuramente molte cose cambiano, quindi bene, perché come sono punti che fanno classifica, che sicuramente torneranno utili alla fine, però l'obiettivo rimane quello. Spazio Conad Ancona, al centro commerciale Conero, è l'ipermercato più grande delle Marche, con i suoi 6.000 metri quadri completamente rinnovati, in cui puoi trovare 40.000 articoli di vendita. Uno spazio di nuova generazione, finalmente aperto, con una ristorazione per 140 posti a sedere, e un bar-caffè Vergnano all'interno dell'ipermercato, e pet store con tolettatura e lavaggio. Aperto anche nei weekend, 7 giorni su 7. Spazio Conad, via Scataglini, Ancona. Torniamo in diretta con me, con Sara, con i nostri ospiti. Abbiamo ancora dei servizi da proporvi, soprattutto del campionato di Serie D, quindi siamo veramente alla stretta attualità. Per quanto riguarda il discorso della Fermana, quindi parliamo di Serie C, dopo la debacle 4-0 oggi subita in casa contro il Modena, la società si è chiusa in un rigoroso silenzio. Come detto, non ci sono state dichiarazioni da parte di nessuno nel post partita. Chiaramente la posizione di Domizzi è al vaglio dei dirigenti gialloblu, e non escludiamo novità anche a brevissimo termine in vista della partita molto molto delicata che si giocherà sabato alle 14.30 a Carrara. Poi in Serie C ci sarà il turno infrasettimanale e martedì 28 la Fermana giocherà in casa contro il Grosseto, quindi siamo già ad una svolta di questa stagione. Soprattutto dovremo vedere anche quali saranno i riflessi dell'infortunio subito da Gianluca Urbinati, che è uscito alla mezz'ora del primo tempo, e vedremo se anche lui andrà in infermeria per un periodo di tempo piuttosto prolungato. Speriamo ovviamente di no. Torniamo alla Serie D, che ha offerto anche altre partite molto interessanti. Il match clou della giornata era sicuramente quello che si giocava a Pineto tra la formazione di casa del Castelnuovo Umano di Guido Di Fabio, che è andato a vincere per 2-1, quindi era un po' il match clou della giornata. Lo andiamo a vedere nel servizio che ci propongono i colleghi di Rete 8, vediamo. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Nel derby valido per la prima giornata del campionato di Serie D, girone F, il Pineto perde di misura in casa per 1-2 contro il Castelnuovo. In vantaggio nella prima frazione gli ospiti con D'Egidio e Lorenzo Emili. Nella ripresa Cardella accorcia dagli 11 metri. Mercoledì sarà rivincita nuovamente tra i rivieraschi la formazione vomana per la Coppa Italia Serie D. Calcio d'inizio per gli ospiti. Dopo 3 minuti di gioco si sblocca subito il match. D'Egidio prende palla, fa partire un mancino velenoso dalla tre quarti che si sacca alla destra di Mercorelli in buca d'angolo. I biancazzurri rispondono al decimo Minincleri. Pennella, attacco volante di Baldinini che sorvola solo il montante alto. Ancora la formazione vomana mette la freccia e trovano il raddoppio al ventunesimo. Bisturi di D'Egidio, movimento a memoria di Lorenzo Emili che davanti a Mercorelli non ha problemi, rimane freddo e batte l'estremo di casa. L'iniziativa rivierasca porta sempre la firma di Simone Minincleri, il numero 10. Ci sguscia in area e conclude la posizione defilata. Grace smanaccia in corner. Sempre la squadra del presidente dottor Silvio Brocco non ci sta. Minnozzi prova a inventare la sfera. Arriva Cardella che a giro conclude di poco fuori.
Nella ripresa il Pineto prova subito ad accorciare su corner, in un'azione convulsa la sfera arriva a Baldinini che cade a terra per Silvestri di Roma 1, tutto regolare. Mister Pomante prova a invertire il trend negativo inserendo Esposito e Barlafante, proprio quest'ultimo entra in area e si allaccia con un avversario per il fischietto capitolino, non ci sono gli estremi per la massima punizione nonostante le proteste locali. I ragazzi di Mister Di Fabio provano a rendersi pericolosi su un cross dalla sinistra, Ripa prova a beffare Mercorelli, pallone alto sopra la traversa dalla parte opposta del campo, il Pineto va un soffio dall'1-2 su corner, svetta Baldini, provvidenziale Terrenzio a salvare sulla linea in un parapiglia generale, la partita diventa rovente, San Severino sguscia in area, la sfera arriva dopo una deviazione a Ripa che tutto solo centra, il solo Pepe è rimasto a difendere la porta biancazzurra. A 10 dal termine arriva un'occasione ghiotta per i padroni di casa, su corner conclude Barlafante, tocco malandrino di mani in aria e calcio di rigore dal dischetto, Cardella non sbaglia, non succede però più nulla, il Castelnuovo vince di misura per 1-2 contro il Pineto, ma mercoledì sarà rivincita. No, soddisfatto no, perché abbiamo regalato un tempo al Castelnuovo e quando regali un tempo a una squadra come il Castelnuovo è sempre più difficile poi portare a casa la vittoria. Ci sono stati troppi errori tecnici, non abbiamo ripreso mai una seconda palla, loro erano molto più cattivi di noi. Sono stati un po' fortunati sul primo gol, però non sono contento, ho detto bene, perché una partita del genere non me l'aspettavo, mi aspettavo un'altra prestazione, un altro atteggiamento della squadra, però c'è anche da dire che è la prima partita, quindi c'è tutto il tempo per recuperare. Scarico no, è normale, che ho detto prima, abbiamo fatto troppi... Per noi che avevamo visto magari nelle amichevoli, insomma ci aspettavamo di vedere un'altra squadra. Ma anche io sinceramente mi aspettavo di vedere un'altra squadra, non mi aspettavo una squadra così, però ho detto prima, loro erano molto più cattivi di noi, noi abbiamo sbagliato tanti passaggi, abbiamo fatto tantissimi errori tecnici, una squadra come la nostra, una squadra tecnica come la nostra non se la può permettere, abbiamo avvantaggiato il gioco del Castelnuovo, è normale che poi quando vai sotto di due gol è sempre più difficile recuperare una partita con una squadra forte. Abbiamo lavorato tanto, siamo partiti anche un po' prima degli altri proprio perché sono arrivati tanti giocatori nuovi, tanti ragazzi nuovi e quindi ci voleva sicuramente un po' più di tempo per amalgamarsi, però col passare dei giorni ho visto sempre questa intesa crescere soprattutto su quelli su davanti, pian piano siamo, magari all'inizio noi eravamo, siamo cominciati a diventare squadra e adesso c'è molta convinzione ai nostri mezzi perché facciamo belle giocate, ci divertiamo e abbiamo grande voglia, grande determinazione, i ragazzi, quelli giovani che sono tanti, grande voglia di imparare. Davvero un ottimo allenatore Guido Di Fabio. Non abbiamo dimenticato che nel prossimo fine settimana partiranno anche i campionati dilettantistici minori di prima e seconda categoria. Allora diamo un'occhiata velocissimamente ai calendari che sono usciti in settimana dei quattro gironi di prima categoria. Questo è il primo turno del girone A. Inizieremo con Avis Montecalvo, Santa Veneranda, Cagliese Lunano, Mercatellese Tavernelle, Muraglia, Atletico Tavuglia, Piobbi Costeria Nuova, Real Metauro Vismara, Sant'Orso Fermignano e Vadese Pesaro Calcio. Vediamo il girone B, cosa ci offre nel suo primo turno. Borgo Minonna, Monte Marciano, Castelfrettese Labor, Castelleonese Falconarese, Chiaravalle Le Torri, Cupramontana Castelbellino, Monserra San Paolese, San Costanzo Colle 2006 e Staffolo Laurentina. Andiamo al girone C, questo è il programma della prima giornata del girone, soprattutto maceratese, Appignanese, il Pidiense Cascinare, Caldarola CSK, Amatori Corridonia, poi un derbissimo Camerino Matelica, che fa specie vederlo un po' in prima categoria, a dir la verità. Casette Verdini Settempe, da Caster Raimondo, Monte Milone Pollenza, Elfa Tolentino Urbissalvia, Pioraco San Biagio e Villa Musone San Claudio. Chiudiamo con il programma previsto per il girone D. AFC Fermo San Giorgese, Azzurra Mariner, Santa Maria Troentina, Castel di Lama Montalto, Montottone Cuprenzio, Fida Rapagnano, Orsini Monticelli, Grotta Zolina, Pinturetta Cossinia e Real Eagles Virtus Pagliare, Piane di Monte Giorgio. Tra le novità della Serie D c'è stato questo spostamento del Giulianova che ha preso baracche Burattini, il presidente Bartolini, ed è andato a Nereto. In realtà le cose sono cominciate maluccio per la squadra teramana che è stata battuta dal Chieti. Vediamo anche con un pizzico di curiosità questo servizio Nereto-Chieti.
Torna a Nereto Alessandro Lucarelli, dove esattamente 903 giorni fa timbrò la prima di due promozioni in Serie D con il suo Chieti nel derby con la squadra timonata da Stefano Senigallesi. Tifosi neretesi che tornano ad assaporare la D a distanza di 23 anni dopo un'estate piuttosto movimentata. Sistemati nel settore ospiti, circa 150 sostenitori del Chieti Nereto in rosso-blu con calzoncini e calzettoni blu. Divisa bianca con risvolti nero-verdi per la squadra di Lucarelli, pedalino che quindi rizza sul fondo con le immagini di Galvano Coppa, sistemato in avanti e sostenuto da Gondola, Ristovski e Uedraogo. Risponde il Chieti con Luca Fabrizi, efficace l'intervento ad opera di De Luca. Fabrizi che agisce in attacco al fianco di un Hakamadu imprendibile in maggior misura quando parte dalla sinistra e converge verso il centro. Fuori il capitano nero-verde Aquilanti per un problema al ginocchio, non ci sono nemmeno Viscovic e Dondoni. C'è come invece Hakamadu, una freccia, qui il tentativo con deviazione in corner, ma Chieti che cresce nel segmento centrale del primo tempo dalla bandierina. Mariani con la fascia al braccio, l'imbeccata proprio per Franklin Hakamadu, la testata imperiosa dell'attaccante del Chieti, il primo centro con i nero-verdi all'esordio con i suoi nuovi compagni. Prima frazione in archivio sul punteggio di 1-0 in favore della squadra di Lucarelli grazie ad uno straripante Hakamadu. Ma Chieti, costretto a difendersi in apertura di seconda frazione, sfiora l'incrocio da calcio di punizione Cipriani, quindi dalla parte opposta Hakamadu, da buona posizione, nessun problema per De Luca, reclama Uedraogo all'interno dell'area di rigore per l'intervento di Bassini. Ottima la prestazione del leader difensivo del Chieti, si distende la squadra nero-verde Pietrantonio, quindi la sponda di Del Greco rovescia Fabrizi, una gara di grande sacrificio per lui. Proteste anche da parte di Pietrantonio, sull'altro versante lascia correre Petrov di Roma 1, ma decide di mettere il lucchetto al match Franklin Hakamadu, che riceve e non ci pensa su due volte a sferrare un missile imprendibile per De Luca, palla che abbatte la traversa prima di andare in rete. Un gol straordinario quello di Hakamadu, autentico mattatore, segna di testa dalla distanza, mette in costante apprendimento la difesa del Nereto, il migliore in campo Hakamadu, il quale avrebbe anche la palla per lo 0-3 prima di lasciare il campo. Tra gli applausi al suo posto entra Baldè. Il Chieti vince contro un buon Nereto, primi tre punti per Lucarelli, prova convincente in ogni reparto per la sua squadra al comunale. Il finale recita Nereto 0 Chieti 2. E anche gli abruzzesi promettono dunque di dire la loro proprio in questo campionato di Serie D, che sarà tutto da scoprire. Io ringrazio gli ospiti che sono stati presenti in questa seconda parte di puntata, Daniele Marinelli e Mattia Emigliozzi del Val di Chienti Ponte, grazie mille. Grazie a voi, buona serata. Allora, io vi ricordo soltanto in conclusione gli appuntamenti con il calcio sui nostri canali. Domani, vi ricordo ancora alle 20:50, la prima puntata di Picchio Club, la nostra trasmissione curata tra l'altro con la collaborazione dell'Ascoli Calcio, tutto sul campionato di Serie B della formazione bianconera. Incentreremo la nostra attenzione soprattutto sulla grande festa dei tifosi che c'è stata sabato sera in Piazza Ringo. Alle 22 le Marche nel pallone, tempi supplementari a cura di Andrea Busiello, il campionato di promozione, e in questo caso il focus sarà sul girone A e soprattutto sull'Osimana dopo la vittoria nel derby di Castelfidardo contro la Vigor. Mentre sul canale 111 domani a partire dalle 20:30 le telecronache di Val di Chienti Marine, a seguire Montefano Atletico Azzurra Colli. Le Marche nel pallone potrà essere visto in replica domani a mezzogiorno e mezzanotte sul canale 111, alle 20:30 sul canale 675. Io e Sara vi diamo già da ora appuntamento a domenica prossima, sempre in diretta a partire dalle ore 21. Buonanotte a tutti. Manamana. 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 Ma questo è...
In collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. I Due Re, ristorante pizzeria, lungomare Piermanni, Civitanova Marche.